Benvenuti a Compila, quindi va. Here we are. Tutto a posto, sì. Guardavo se prendeva il microfono. Siccome stiamo sperimentando nuova linea internet questa settimana, siamo passati a una fibra a cabine da una fibra a casalinga, quindi vediamo. Quindi se stasera reggerà, ora se regge meglio di quella tradizionale, teoricamente dovrebbe essere molto più efficiente, quindi just in time, come la compilazione, uguale, già compilazione just in time. Buonasera, ben arrivato. Dimmi che hai già finito le vacanze, che non ci credo. Aspetta che abbassiamo. In realtà no, la musica non è bassa, è ferma, ok. Adesso la faccio ripartire. Questa lunga estate calda, infatti qui c'è bisogno di, non dico di una vacanza perché l'ho già fatta, quindi sono fregato, non posso farne un'altra, però come dire, mi piacerebbe onestamente fare un'altra vacanzina, ma tra l'altro quest'estate mi sono trovato un lavoro da fare, quindi ancora questa settimana e poi vacanza. Ah, pensavo fosse già in vacanza, perché visto che la settimana scorsa avevi detto non riesco a essere alla live, ne fosse un impegno estemporaneo, che ogni tanto ci sta, perché cioè, anzi, sei quasi più presente tu e giovedì che io. Fate il volume della musica, immagino, perché una volta usavo la cuffia, me ne accorgevo subito, ma è anche un po' il genere che tende a, come dire, a... Infatti, là, vediamo. Una cena aziendale, no, infatti, sei più presente tu come spettatore che io nel fare la live, quindi è impressionante. Quindi un record quasi, non per niente, appunto, c'è lo stemma VIP, perché giustamente, più VIP di così, come si suol dire. Ah, ma di spalle... Mi hanno fatto tirare su 7 kg per braccio, io non riesco a fare queste cose, una palestra che mi sta devastando, quindi mi sta veramente, ho un dolore proprio qua dietro sotto il collo, perché a forza di chiudere le braccia con col peso dove si uniscono le spalle mi è venuto questo un dolore immane che a volte mi dà delle fitte lancinanti, spero che mi passi, ma in realtà per il momento l'ho solo aggravato, quindi per cui ammetto che questo LED si vede veramente bene, perché sta un po' abbagliando, però come dire, ha il suo effetto, fa la sua porca figura, mi suol dire, quantomeno ci vedo bene, mi si vede bene, quindi allora. No, quindi di che si parla? Allora, la live scorsa abbiamo iniziato a dare un'occhiata, anzi adesso apro tutti i siti, i sitarelli, così inizio a riprendere. Ho iniziato a dare un'occhiata ad Astro, che è un web framework per fare delle applicazioni. No, non è questa la pagina, stavo cercando la pagina di Astropiteco. Where is it? Astro Build, mi scordo, mi viene sempre in mente Astro Dev, non so perché, ma hanno usato un'estensione Build che ha una documentazione molto carina e c'è un tutorial che si può seguire, come dire, step by step per andarsi a costruire un sito di esempio, ovviamente poi mettendoci quello che uno vuole, perché però c'è, è carino perché passo passo e alla fine c'è anche una specie di quiz, una checklist che uno può seguire per vedere se ha fatto tutte le cose fatte bene. E questo è un framework che secondo me è interessante perché è possibile scrivere del codice, diciamo JavaScript, che però viene eseguito sul client per stabilire poi, cioè per generare alla fine le pagine del sito, che sono pagine statiche. Quindi la domanda, il dubbio numero uno che viene è: ok, metti che abbia un blog,
tipo WordPress. WordPress ha il ha un pannello perché Maurizio è arrivato, Maurizio D'Arizzone, ci tornerei volentieri, quindi non solo per le colazioni ma anche per il resto, quindi e quindi dicevo, questo framework è interessante perché questo codice viene eseguito e, in fase di build, e quindi il codice JavaScript che altera di fatto la pagina che andiamo a produrre, che diventa la pagina statica di un sito. Quindi chi come blog usa WordPress è abituato ad avere un pannello dove scrive, dice nuovo post, mette l'articolo, chiaramente l'articolo, il post, il blog post, quello che è, finisce in un database. La pagina che governa il sito, generalmente PHP, tira su queste robe dal database, quindi basta inserire i dati di un nuovo articolo per vedere il nuovo articolo, mentre qui, essendo tutto statico, questa cosa non succede, ma c'è un ma. Io stesso ho un blog, non so neanche se ho messo l'indirizzo con un comando blog, sì, ce l'ho messo, bravo, sono stato bravo, ho fatto i compitini, vedi che in questo caso è realizzato con Hugo con l'H, che è leggermente diverso, cioè un framework molto simile, è fatto in Go, che elabora dei file markdown che alla fine generano dei post. Quindi quando voglio fare un nuovo post, qual è l'alternativa rispetto a inserire il post sul DB e avere la pagina che fa, come dire, andando facendo la query degli ultimi articoli, trova quello nuovo e a questo punto compare? Il creare un file. Per la miseria non possiamo fare un programma che accorcia l'Italia per poterci incontrare. E quindi, beh, a ottobre c'è IT DevCon, quindi lo tenevo un attimo per l'angolo news, però è a metà strada, quantomeno, non so adesso se riuscirò ancora a partecipare. E quindi, però, ci vuole il teletrasporto, ci vogliono gli aerei, ma... E quindi, no, la nuova, diciamo, modalità qual è? Io voglio scrivere un nuovo blog post, tutti i post che faccio li metto tipo in una cartella, sono sfocato, che è successo? In una cartella in formato markdown, quindi un nuovo post vuol dire copia e incolla di un file, e c'è una parte che si chiama front matter in questo caso, che è customizzata con dei metadati dell'articolo, tipo titolo, l'autore, i tag, le sezioni, e poi c'è il contenuto espresso in markdown. Nel momento in cui io lancio il sito in locale e aggiungo questo articolo con un copia e incolla, la build locale fa partire Piao Delphi Day a Riccione, decidiamo la data, ma il problema è che il buon Muzio è leggermente più a sud, appena un pochino. Io non avrei problemi perché c'ho un paio d'ore, ma un paio d'ore arrivo, però c'ho un insetto che mi sta camminando sulla testa, non si vede perché lo vedo io nel monitor, sul monitor, però non ce l'ho qua, ma... E quindi è un po' leggermente fuori mano, però l'idea ci sta sempre, quindi la piadina è sempre un'ottima. E quindi, diciamo, il mio post lo vedo subito, e come faccio a pubblicarlo? Fondamentalmente mi prendo uno spazio su GitHub, anche privato, metto il blog, faccio un... ci voglio 6 ore, c'è ragione. Non so se Sicilia addirittura, oppure mi sembra di ricordare, no, Bari, ecco, non ero, sono andato troppo giù, quindi forse mi confondo con Flavio, che invece deve essere proprio Sicilia, oppure, vabbè, dai, più o meno siamo lì, dai, Bari, e quindi... Ah, dicevo, metto il post, faccio un commit, e nel momento in cui faccio il commit e il push, ovviamente, di questo file markdown, il file va su GitHub se ne... esatto, Flavio siciliano, GitHub se ne accorge e fondamentalmente scatena un'azione che lancia la build del sito. Quindi invece che inserire su un DB, copia e incolla di un file e in locale lo vedo, quando ho scritto il testo, ho fatto tutte le cose per bene, commit e creo la modifica con il nuovo post, o anche più di uno, anche più modifiche, mettiamo che non è detto che sia un blog, magari un sito, io ad esempio mi metto delle
volo Bari-Bologna, poi da lì un'ora. Yeah, quanto costa quel volo? Una piadina. Quindi io metto magari diversi contenuti, ad esempio ho messo le live fatte di recente e ne ho messo più di uno, quindi una scheda per ogni live. La cosa carina è che questa build ovviamente produce una pagina per ogni file di Markdown, però acquisendo i dati che ci sono all'interno del file Markdown in questa parte iniziale, che sembra che dica Markdown, però vabbè, che in questa parte iniziale crea un indice, crea un percorso di navigazione, cioè ogni articolo ha i suoi metadati e il contenuto, i metadati vanno a comporre degli indici, delle pagine di navigazione dove ne vedo 10, 100, 1000. Marco, che di strada vi passa a prendere mentre viene giù a Riccione? Ah, quello non sarebbe, sarebbe il minore dei problemi, quindi la strada la conosco, sì, quindi, quindi da questo punto di vista il concetto è un po' questo, quindi vederlo online è solo la questione di dire ho fatto la modifica, tanto la devo salvare, quindi faccio la mia commit, per archiviarla faccio la push e mi finisce su GitHub e quindi la rendo, diciamo, permanente. E su GitHub c'è qualcosa di configurato, un'azione o qualcosa del genere che può anche essere creato da un template, ce ne sono già disponibili. Grazie per il follow, che no, lo vedo nel, nell'alert ma non vedo Reverof BTV, non lo vedo nella chat, non so perché, di solito compare, ma benvenuto in ogni caso. Forse perché essendoci l'alert non scrive più nella chat, sono gli alert di Twitch, perché Twitch ha messo questi alert nativi e io gli ho associato le scenette del, del film Silicon Valley, quindi se, se un sviluppatore se le deve andare a guardare perché questa serie, perché... Reverof BTV, ciao, ciao, benvenuto, benvenuta, non so se io vado sul, diciamo, faccio un po' il jolly. Qui si parla di programmazione, cioè per il momento si sta parlando di piadine, quindi quello è un argomento che può andare, va bene per tutti, quindi quello non è, non richiede nessun tipo di, non è tecnico, quindi anzi è che è molto più piacevole, quindi c'è anche questo il bello. E, che stavo di, ah sì, ok, e, per cui dicevo, si pubblica la modifica, parte questa azione che fa la build, quindi produce i file statici del sito e poi li va a pubblicare ad esempio su Azure. Su Azure di Microsoft i siti statici, cioè quelli solo HTML, immagini, che poi è il sito che produce questo framework a tutti gli effetti, perché il codice che scrivo magari che prende, non so, dei dati e in un array magari li ripete, fa delle ripetizioni, fa delle gallery, fa qualcosa del genere, fa un indice per le pagine, viene eseguito direttamente in fase di build per produrre la pagina finale, quindi la pagina finale poi la si butta, viene generata con questa GitHub action, con questa azione che sentendo il push, sentendo le modifiche nuove, parte e inizia a costruire il sito. Quando i file sono pronti vengono trasferiti in automatico su Azure, su Verse, ci sono vari siti di hosting che di solito, se non c'è bisogno di un PHP, di .NET, di Java o di cose particolari lato server, ma ci sono solo dei file statici, quindi immagini, fogli di stile, script e cose di questo tipo, a volte anche gratuito. Azure ce l'ha pure gratuito, con un dominio si può fare puntare, mette anche il certificato SSL, cioè proprio si spende zero in quel caso, e chiaramente è un hosting, cioè molto semplice, condiviso, non sarà al massimo delle performance, però per un sito personale che come il mio, che lo visita chi lo visita, se lo visita, cioè va benissimo. E quindi alla fine mi sono trovato che è molto più comodo questo tipo di approccio rispetto ad avere un DB, perché poi il server produce a questo punto delle pagine statiche quando io non le aggiorno e quindi un server va a scaricarle, non sono da generare sul momento, non c'è un accesso al DB che può essere lento, cioè sono già pronte, vengono giù ovviamente a tiro di schioppo, proprio pam, quindi sono velocissime, e oltre ad essere velocissime, se vengono di nuovo navigate, essendo file statici, se non sono stati aggiornati,
grazie alla cache del browser, il server ti dice quando è la data in cui risale la tua cache, il browser la comunica, il server gli dice guarda, puoi tenere quella che hai, gli risponde not modified, cioè invece che dare la pagina gli dice puoi tenere quella che è in cache, quindi il sito diventa molto molto più veloce da questo punto di vista. Astro è uno di questi frame, quindi Hugo, che è fatto in Go, quindi grosso modo è un exe, cioè non è che sia, è un exe scritto in Go che, data una cartella, inizia a sgrufolare tra i file che ci sono dentro, e i file hanno una loro architettura, suddivisioni in cartelle, perché magari ci sono una cartella dove ci sono dei template che sono file HTML con dei segni a posto, magari ci sono altri file che invece sono i contenuti da mettere dentro, quindi la cartella ha una sua struttura, questo sito guidato da una configurazione che ha un default e poi si può cambiare tutto, prende questi file, magari template che sono anche un tema, quindi che ci possono essere anche degli stili statici, dei fogli statici, e lo assembla con i nostri contenuti per scrivere fondamentalmente in output in linea di massima un sito, quindi come interpretare un, è come avere un view engine, cioè un motore che legge un HTML con dei tag speciali, in qualche punto deve finire un altro contenuto, assembla e alla fine produce i file del sito, quindi è come un macinino, è come un compilatore che crea tipo file della guida, o come fare da un Word un PDF, cioè in un certo caso il documento live o la cosa dinamica, questo assembla e produce il risultato finale. Astro è ancora più interessante perché, diciamo, ha un supporto anche per alcune tecnologie specifiche lato client. Ci sono, come dire, ciao Marco, benvenuto, mio omonimo, ci sono delle, si discuteva di piadine, quindi se hai perso il piadine a Riccione, abbiamo scelto di fare una piadinata a Riccione perché è comoda per chi è di Bari e quindi vabbè, per una piadina dai, si può fare, prendere un aereo, tanto l'aereo se ti danno lo snack ti rimane la fame, quindi comunque e quindi diciamo Astro è molto interessante, siccome qualcuno visto ha lasciato un commento anche sui filmati su YouTube eccetera dicendo è interessante, parlane ancora, vediamo altre cose, cioè alla fine stavo seguendo quel tutorial, non è che stavo facendo niente di impegnativo, però era carino perché il tutorial comunque ti guida proprio step by step nella costruzione di un sito molto semplice, di esempio. Poi io ho saltato delle parti di stili, di cose che non, cioè giusto per non morirci dietro, però grosso modo era abbastanza interessante, quindi me lo riapro con Visual Studio Code se ce l'ho, che tra l'altro ce l'ho anche adesso, però gli metto il tema Darkula, il tema viola, visto che siamo sul sito viola, perché quando c'è il sito viola bisogna metterlo in viola, anche se è meno leggibile. C'è anche il Dracula Soft, okay. No, mi piace quello più rosato, quindi Darkula, anzi vediamo. Quindi mi ripiglio la mia documentation col suo tutorial, che non mi ricordo dove ero rimasto, ma in realtà c'è questo build blog che in realtà riprende esattamente il contenuto, quindi adesso cambio anche la videata, questa screen più cam, ops, c'è un'estensione da aggiornare, ah c'è un update di oggi, non c'era un update, escono sempre gli update 2 minuti prima che io inizio la live. È vero che ci impiega poco a installarle perché fondamentalmente è un programma che gira in un browser, però tutte le volte, ma che bello là, l'icona rosa, quindi tutto rosato, in stile twitchiano, adesso bevo così. Sentirà il rumore, ma può darsi. Ma la musica è ancora alta perché io non la sento più, però la vedo qui che sfreccia un po' come audio. Però non dovrebbe esserlo. Vabbè, tanto nel caso mio, io non la sento proprio, quindi per quanto mi riguarda
Sì, aggiorna, vai. Tanto ci vorrà. Quindi abbiamo fatto questo tutorial, qui si è tenuto in mente gli step, vedi che sono già completati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto creare il tuo primo blog. Sono dimenticato che aggiornare ci impiega un pochino perché c'è OBS che sta tenendo il 20% della CPU. Stasera non dovremmo avere cadute perché ho la connessione nuova, quindi Fiber to Home, quindi FTTH, proprio il cavo con la luce. In realtà il modem non è proprio quello che dovrebbe essere perché non c'è Wi-Fi 6, non c'è queste menate, però dovremmo essere abbastanza in linea. Dicevamo, torniamo qui nella documentazione, quindi c'è scritto cosa faremo, looks great, ok, next page, c'è un po' di questo tutorial, sono pronto a costruire. Quello che abbiamo fatto è, diciamo, impostare il sistema di sviluppo, scrivere la prima riga di Astro, il primo progetto Astro, che si attiva con un comando fondamentalmente npm create Astro, e a questo punto zoomo quanto basta per vedere se ok, così ci vediamo bene. Voilà, io ho la testa sempre nei piedi, sto grattando con la mia stessa barba stasera, sono un po', poi c'è un po' caldo, adesso riattiverò. Quindi avevamo fatto create Astro latest, quindi fatto partire questo tool con npm che va a creare lo scheletro dell'applicazione, run Astro in dev mode, quindi l'abbiamo aperto con Visual Studio Code, npm run dev fa partire l'applicazione, quindi la potremmo anche provare. Vado qui, non ho capito perché non mi compare più la voce di menu che mi apre il terminale sul, con shift click mi propone di aprire una shell Linux ma non il Windows Terminal. Interessante queste cose. Comunque potrei anche usare il mio buon multi commander che eventualmente, allora qui c'ho i sorgenti della mia live, former fireball, lancio l'uprompete. Non lanciamo troppi programmi che poi finisce che percorso lungo stavolta che ho, un percorso immane. Quindi npm run dev, ricordiamo sempre npm run, per chi non conosce Node, dev esegue questo comando, ovvero astro dev, che è la stessa cosa, che fa partire il server locale, un serverino con cui poi dovrebbe vedersi il sito. Localhost 3000, quindi apro non apro niente perché dopo apro troppi programmi. Che è Firefox, localhost 3000, diamo 3000 e dovremmo vederci Astro. Sì, c'era un po' di contenuti già inseriti, formattati alla bene meglio, ossia male, però l'importante, diciamo, era il succo, le cose importanti. Quindi con questo si esegue, si può vedere una preview, inizialmente era vuota. Poi abbiamo creato il file.astro, che sono quelli delle pagine, quindi c'è src pages index astro, e compare, crea questo file, ci abbiamo messo la pagina index e quindi a questo punto è comparso col titolo, compariva la pagina, il repository online non l'abbiamo creato perché non ci interessa, il deploy non ci interessa, e siamo passati a questo punto al creare delle pagine. Quindi qui ci spiega che appunto le pagine con la sintassi Astro, che è HTML con un po' di codice in mezzo, oppure dei file Markdown, quindi anche qui il Markdown è supportato. Il Markdown inizia a essere
effettivamente è molto sbrigativo da scrivere, e quindi c'è l'ospite a quattro zampe che vuoi presentare, vuoi venire a salutare. Lo chiamo, si aspetta che ci sia del cibo, giusto? Dai, fai qualche numero da circo, come quelli che ho in rilievo sul canale, dove vieni a mendicare. Quindi abbiamo fatto altre n pagine, replicando però dentro i contenuti. Ciao, mi sono iscritto al Coding Bootcamp 2023, grazie per la condivisione di qualche giorno fa, prego. Coding Bootcamp, quindi hai scaricato anche tutti i softwareini, il software che parte da metà agosto, mi sembra, deve essere dell'interesse a quel quale lo faccio anche io, perché c'ho bisogno di... Comunque non mi ricordo dove l'avevo condiviso, forse su qualche social. Io ho una memoria che ormai siamo a livelli dei pesci, quindi anzi i pesci sono più efficienti. Ah, mi sembrava interessante. Poi una volta che fanno qualche cosa di interessante, e diciamo dovrebbe essere abbastanza semplice, ma anche abbastanza, come dire, carino, perché su LinkedIn, ok, ottimo, così, perché c'è Bluetooth, c'è interfacciamento con Python, ci sono un po' di cose alla fine non neanche banali, cioè interessanti, quindi anch'io lo seguo, perché magari poi chi lo fa adesso, sto portando la cam, qualche pazzo scatenato che si diverte poi a fare dei progettini come me, poi che mi metto qui a fare questi. Quindi dopo abbiamo aggiunto i link, quindi basta mettere l'indirizzo e a questo punto si accede alla pagina, quindi è un funzionamento abbastanza semplice. Abbiamo fatto tre pagine uguali replicando i contenuti, non mi ricordo se eravamo arrivati, aggiungi un po' di stile, avevamo aggiunto il blog post in Markdown, mi sembra, adesso vado a controllare, qui in SRC, nelle pages, avevamo messo le pagine, quindi questa è quella about, dove c'era anche un esempio appunto di, questo è il front matter, come si chiama, cioè non so se tra l'altro è collassabile o meno, no, ma mi sembra di sì, però sì, vediamo, no, sono gli import, sembrava fosse collassabile quando apro, ma magari mi confondo con un altro framework. E nel front matter, cioè prima di questi trattini, si può mettere del codice, infatti qui c'è page title, c'è le import classiche di JavaScript nuovo, nuove versioni, c'è identity, ci sono dei dati, ci sono... Vabbè, che è andato a mangiare i crocchini, visto che non gli davo della carne, ho pensato di mangiare... Ci sono delle skill, quindi ci sono dei dati, questi dati vengono utilizzati, ecco qui nella pagina astro si vede che questo è un array, cioè ci sono lista non ordinata, UL, dentro ci sono le graffe, come per dire, qui inizia il codice, e c'è questo skills map, funzione map dell'array, è praticamente una funzione che, dato un array, ti fa passare una funzione dove per ogni elemento dell'array restituisce qualcosa di diverso, e quindi passi da un array di qualcosa a un array di qualche altra cosa. Cioè quello che succede qui è che con la map sulle skill lui ti passa ogni singola skill, che è una stringa, e noi restituiamo un elemento, un list item, quindi un elemento per la lista, con una certa classe CSS per la formattazione, con dentro il nome di quella lista. Quindi passiamo da un array di stringhe, che sono le skill, a un array di elementi HTML list item contenenti la skill come testo. E mettendola qua in mezzo in una lista non ordinata, con questo codice otteniamo la lista delle skill. Quindi se un domani questo dato ne voglio aggiungere uno, tipo qui ci scrivo sono esperto in Delphi, e salvo, chiaramente, dietro le quinte dovrebbe accorgersi, esatto, qui se riesco a zoomare, si è accorto che io ho cambiato questa, madonna, che brutto percorso che ho scelto, lo devo spostare in tempo così è più corto. Comunque si è accorto che ho cambiato questa pagina, Pages About Astro, e quindi ha rigenerato, però nella copia dello sviluppo, la pagina finale, cioè ha eseguito quel codice, è quello che produce, è la pagina definitiva. Quindi quel codice JavaScript
che non esegue nel browser, esegue dentro questo tool, che è un po' un tool Node fondamentalmente, e produce la pagina finale con già le skill apparecchiate. Quindi, ma è comodo perché io ad esempio l'ho usato per fare una galleria, avevo 10 immagini da 0, da 1 a 10, con ad esempio un prima e un dopo. Il nome del file è il nome della foto con P per prima e D per dopo, ad esempio. Io gli ho detto, ok, come fai un ciclo da 1 a 10? Per ciclo da 1 a 10 fai il nome dell'immagine 1, 2, 3, 4, 5 prima, 1, 3, 4, 5 dopo e ripeti questa mascherina. La pagina che ho pubblicato è una pagina che ha la galleria completa con le foto ripetute, cioè nella pagina non c'è uno script che prende un template e lo ripeti 10 volte, ci sono 10 occorrenze di queste foto, però il codice l'ho scritto solo di una e tramite il motore, elaborando JavaScript, lui ha prodotto la pagina con tutte e 10. Però la pagina è già pronta, non è che viene prodotta dal server, è già statica, è già pronta da pubblicare, un HTML, come se fosse stato generato così. Il vantaggio è che ovviamente io non ho scritto 10, 20, 100 volte il codice, l'ho scritto una volta solo, ho messo il codice, viene passato al macinino e, o come direbbe Marco Minerva che fa qui le live su .NET e le conferenze, frullino frullino, quindi è famoso, quindi questo modo di dire, cioè passa dal suo transpiler, tira fuori questa bella rovina. Quindi qui si è accorto e ha aggiornato la versione, diciamo, di sviluppo, quindi se vado in About, ecco che vedo questa pagina Delphi, e poi dovrebbe esserci anche il live server, cioè se aggiungo qualcosa e lui si accorge che la pagina è cambiata, la ricompila, ma dovrebbe anche aggiornare, esatto, ha aggiornato anche la pagina, cioè dietro le quinte c'è un serverino, cambio la pagina, se ne accorge, riesegue quel pezzo di codice, aggiorna la versione statica di quella pagina. Poi, siccome questa pagina qui la sto vedendo in sviluppo, dietro le quinte c'è un WebSocket che comunica col server che mi sta facendo, che mi restituisce questa pagina, in modo che quando ho cambiato la pagina e lui ha fatto quella nuova, viene a contattare il browser per dirgli, oh, ricarica che c'è un elemento nuovo. Quindi io qui posso aggiungere o togliere elementi, e quando tolgo, appena salvo, lui se ne accorge, riproduce la pagina e mi comunica col browser e il browser fa un refresh, quindi salvo e lui qui aggiorna. Quindi ogni volta che aggiorniamo, guardiamo, oppure se abbiamo più monitor potremmo anche metterli affiancati, quindi è anche abbastanza, come dire, interessante. Però questa pagina non è generata, è già le nostre skill, dov'è che sono? Adesso le vado a pescare, eccole qua. Skill color red, abbiamo HTML, CSS, cioè sono state già rimaneggiate, tra l'altro hanno delle classi particolari, strane, cioè si vede che qui c'è passato qualcosa che ha aggiunto delle informazioni che servono ovviamente al framework per funzionare. Quindi la pagina che vediamo è già quella pseudo finale, perché è ottimizzata questa per lo sviluppo debug, mentre quella finale la possiamo ottenere facendo una build. Cioè il risultato finale, adesso lui non ce l'ha fatta ancora provare, però qui ci sono tre reload della pagina, mi sta segnalando, non si legge perché il carattere è piccolino, però lo posso anche espandere. Terminare il processo batch, sì. Una cosa che vorrei fare è spostarlo di cartella, perché quel percorso è troppo lungo ed è troppo fuorviante, quindi lo butto qui in temp, tanto poi aspetta che lo chiudo, perché sennò non penso sarà molto contento di... Ok, allora spostiamolo, facciamo una bella move, lì, apri con code e torniamo a editarlo così. Quindi molto interessante da questo punto di vista. Dove era la pagina? SDC, Pages, About. Ok, quindi adesso lo faccio ripartire, qui gli chiedo, vado qui dentro, gli lancio questo, npm run dev, anzi invece che fare un run dev gli faccio eseguire il comando astro build, npm run build, npm run
Build, che equivale a lanciare poi fondamentalmente Astro Build, ce lo troveremo scritto qui, Astro Build, lancia la build del sito. A questo punto lui metterà in un'applicazione dedicata, che forse mi dice già qui, l'output del file, e va a scrivere le varie pagine, 6 pages completed, e dovremmo trovarle sotto questo dist. Quindi qui sotto questo dist abbiamo cartelle con, abbiamo questa index che punta a about, punta a blog, quindi perché funzioni about sul server, sotto about ci deve essere una index HTML che è fatta così. Queste sono le, qui ci sono le skill da qualche parte probabilmente, eccole qua. Non è che si è formattato benissimo, questo però ci sta, Delphi, C Sharp, quindi ha fatto il sito statico, ha fatto dei post con il testo del post, quindi c'è la pagina indice, ci sono tutte le pagine secondarie con foglie di stile. Questa roba ve la caricate su un qualunque server, non serve un supporto lato server di qualche tipo, perché sono file statici pronti da fruire. Quindi se io mi apro questa pagina in un browser, io oppure la apro col live server, io quel plugin che c'è qui su Visual Studio Code, che praticamente vi apre un live server, cioè un server web integrato, vedete il sito praticamente finale ottimizzato. Poi avevamo messo i post, abbiamo visto che li convertivi in HTML, quindi si può scegliere se usare HTML e altre cose. Avevamo editato, qui c'erano anche i quiz che abbiamo fatto, submit, correct, dynamic content about you è la parte appunto con le skill e tutto il resto. Avevamo fatto anche il test, ci sono variabili di vario tipo che poi vengono interpolate nella pagina per vedere cose di tipo diverso, styling nella pagina, styling a livello globale sul sito, mi sembra di aver fatto. Nella 3 avevamo iniziato a vedere i componenti, ovvero parti riutilizzabili del, ad esempio per la navigazione per il nostro sito, quindi c'era questo make a reusable navigation component, cioè ad esempio dovendo ripetere in tutte le pagine about, blog, i link di navigazione, avevamo messo questo navigation, cioè qui abbiamo detto navigation, questo navigation, se faccio control click forse ci arrivo, è il risultato di, è, diciamo sempre un file astro che sta sotto components. Quindi l'interfaccia la si può spacchettare in parti, ad esempio c'è il footer che era un po' uguale per tutti, c'era leader, c'era che importava la navigazione, quindi ovunque si importi leader compare leader, social, c'erano un po' di componenti, quindi parti riutilizzabili che riutilizzate nelle pagine. Chiaramente lui cosa fa? Butta, prende il codice che c'è dentro e lo butta all'interno della pagina. Quindi questo l'avevamo visto. Create navigation, create footer, file leader da solo, manda il tuo script al browser, avevamo anche incluso un piccolo script lato client per aggiungere sì la versione espansa, per fare un menu responsive. Ecco, questa è una parte che avevo saltato completamente perché, voglio dire, alla fine non è che mi interessasse. Siamo arrivati, credo, ai layout, ovvero la parte che un po' mi interessava di più, perché va bene componentizzare, però copiare e incollare delle pagine con lo stesso struttura mi sembra come dire uno sforzo inutile. È meglio fare una pagina che fa del layout, cioè una pagina che è la pagina completa tranne la parte centrale, rendere quella parte centrale una regione personalizzabile e poi definire di volta in volta quello che ci va a finire dentro. Quindi i layout direi che hanno questo tipo di utilità. Let's create some custom layout. Where are we going? Dove andiamo? Creeremo dei componenti layout reusable.
passeremo contenuti e layout con slot, come ad esempio chi usa Vue.js è abituato già a avere a che fare con gli slot, eccetera. Passeremo dei data dal markdown formatter ai layout, dal front matter, quindi la parte poi di codice che sta prima delle pagine, perché qui non si vede magari bene, ma nel codice qua ci sono dei trattini. Questa è tutta parte di codice dove puoi definire variabili, farti passare dei parametri, farti passare, infatti c'era, non mi ricordo, in navigation, forse nel leader, la possibilità, avevamo aggiunto dei parametri, ecco qui, platform username provenienti da AstroProps, cioè quando si usa questa social, da qualche parte l'avevamo usata, adesso non mi ricordo, header e footer, forse nel footer, esatto, eccolo, cioè il componente social è qualcosa che crea un link dove ci viene la piattaforma e lo username che andiamo a indicare. Quindi come l'abbiamo usato nel footer, abbiamo scritto social, piattaforma Twitter, username astro.build, piattaforma GitHub with Astro, piattaforma YouTube. Quindi sono due parametri, due proprietà che andiamo a valorizzare, e poi in questo componente praticamente, non mi ricordo, il destructuring, se mi ricordo bene, prendiamo da AstroProps un oggetto con queste proprietà, le tiriamo fuori, facciamo due variabili platform username col valore e lo interpoliamo nel link che andiamo a fare. Quindi questo style, se viene replicato per ogni link, ovviamente non sarà proprio il massimo, quindi qui c'era un po' di... Vabbè, l'obiettivo non era fare era capire il principio di funzionamento, quindi questo direi che è sufficiente. Quindi I'm ready, quindi front matter è tutta la parte che c'è di codice che c'è prima delle pagine. Sono pronto per andare al prossimo livello. Creiamo il nostro primo layout. Quindi rifattorizziamo gli elementi comuni in un page layout, finalmente. Cioè facciamo una pagina dove c'è dentro tutto tranne la ciccia, e la ciccia la definiamo di volta in volta. Quindi lui fa una cartella layout, che al momento non penso che ci sia, no, infatti eravamo arrivati qui, quindi cartellina layouts, ok, e dentro suggerisce di fare un file che si chiama baselayout.astro, che dovrà contenere tutto ciò che al momento abbiamo in index.astro, che poi è tutto ciò che è presente anche in about e anche in blog, perché about è un po' di codice, poi c'è tutta la pagina già completa HTML, in blog c'è tutta la pagina HTML, in index idem, perché sono delle pagine a sé stanti. Io invece mi piglio tutta questa roba qui, la metto in base layout, cioè adesso ragioniamo in termini inversi, cioè invece che dividere in pezzi e poi in ogni pagina assemblare i pezzi e aggiungere il contenuto, separiamo questa parte, facciamo la cosiddetta master page, la pagina template, layout, cioè definiamo la pagina come qualcosa che contiene HTML, che importa gli stili, c'è astro, c'è leader con la navigazione, c'è il footer, c'è uno script, e ci sarà un punto qui dove andremo a dire ok, ogni pagina deve essere fatta così più qualcosa qui nel mezzo che deve cambiare, to do, definire la ciccia che finisce qui. Quindi questo fa da template, nel senso che è tutto uguale, è uno scheletro usato per tutte le pagine, tranne per una parte centrale che può essere customizzata, che direi che è lo slot alla fine, quindi nulla di più, nulla di meno, molto di meno. Quindi alla fine questo è un po' tutto il cosiddetto il giro del fumo, come si dice dalle parti. E che volevo dire, ok, quindi qui ci siamo, quindi tutto a posto, spero. Adesso lancio il comando amici, amici, intanto bevo. Amici, che tempo fa, Melegnano! Scherzi a parte, dovrebbe venire, non so se deve venire a piovere. Sabato volevo andare in piscina, cioè
l'unico giorno in cui piove probabilmente da queste parti, ci scommetto quello che vogliamo. Ok, quindi definire la ciccia, però non voglio andare più avanti del tutorial, quindi lui dice tutto quello che c'è in index lo buttiamo qui, vabbè il page title me ne batto la ciolla, come vabbè mettiamolo su, mettiamolo perché così arriviamo ad avere la stessa, quindi page title, home page, va bene, qui ci mettiamo page title, nel leader dovrei passargli il titolo, ma vabbè potrei anche farlo, qui mettiamo, facciamo così, cioè come abbiamo fatto qui in social, facciamo nel leader un cosa ho aperto? Ok, volevo const page title, bravo, uguale astro props, e poi il page title lo metto qua in mezzo, quindi uso le graffe per interpolazione. Quindi leader, quando lo richiamo qua nel layout, gli passerò come page title il valore di page title che mi viene, che trovo qui, probabilmente arriverà da boh, da qualche parte, non lo so, non ho idea, vediamo, andiamo con calma. Ok, quindi page title anche nel leader, c'è il menu, usiamo il layout in una pagina, quindi l'index adesso si dovrebbe eliminare. Come faccio a usare il layout? Nella index dovrebbe venire via tutto tranne, mettiamoci un contenuto benvenuto nella pagina iniziale, così questo sta qui, quindi tutta questa roba dovrebbe sparire. Quindi qui mi pare di capire che lui dica vai a importarti base layout, quindi mi devo importare il base layout, la pagina che contiene il layout, e nella parte del corpo della pagina uso il page title, me lo tengo, uso base layout, vabbè qui c'è il sottotitolo, va bene, usa quello lì. Quindi uso il nome della pagina che ho importato e quello che ci scrivo dentro dovrebbe essere, qui ci scrivo benvenuto, mi copio questa roba qui qua dentro, e da quel che capisco tutta sta roba viene via. Però se lo vado a vedere, se faccio un npm run dev e vado a vedere come viene questa pagina, mi aspetterei di vedere la pagina completa, perché lui assembla il layout e dove c'è lo spazio, però non ci ho messo lo slot, mi sono scordato un pezzo, no, non mi sono scordato un pezzo, probabilmente mi sta ancora spiegando, mi sta ancora dicendo ok, non è completa la storia, ok, c'è ancora qualcosa da fare, control click, così mi apre la pagina, pagina che viene fuori, welcome to my first astro blog, viene, in realtà va bene, però c'è il contenuto della, vediamo se la roba che esce questa, welcome to my astro blog, sì, allora, questo lo tiro via, quindi è lui, ok. Quindi mi viene fuori la base layout, però mancano questi contenuti perché non gli ho messo lo slot, cioè non ho messo in questo base layout un punto in cui, qui ci ho messo il to do, quindi dove deve finire la ciccia. Quindi lui dice per definire dove va la ciccia aggiungi l'elemento slot appena prima del footer, vabbè adesso lo metto qui dove voglio io. Lo metto, sì, ci sta qui. Questo to do lo tolgo perché la cosa l'ho fatta.
e a questo punto, se salvo, lui si accorge che qualcosa è cambiato, dovrebbe aggiornare. Infatti qua c'è, vabbè, questo home page da cambiare, comunque c'è il titolo, la barra di navigazione, il sottotitolo e il contenuto, quindi c'è il contenuto della index, poi nello punto dello slot ci finisce il contenuto della mia index. Quindi lui ha usato il layout, che è la pagina completa, con un punto che è lo slot, dove io nella pagina, diciamo, figlia, vado a selezionare il layout e gli dico cosa deve comparire. Immagino che poi gli slot potranno avere un name o qualcosa del genere, perché so già dove poi si va a parare, l'ho già visto in view questa cosa. Quindi lo slot è un po' come un punto dove iniettare i contenuti della pagina figlia, cioè ho la layout page, che è il file astro con tutta la struttura, e dei punti dove io posso creare uno spazio dove andare a inserire dalla pagina figlia che usa quel layout i contenuti. Quindi, ok, all'interno di qualsiasi componente io posso creare uno slot. Pass page specific value as props, esatto, volevo capire questa cosa qui, ovvero il page title lo posso passare al base layout come parametro. Quindi immagino che, vabbè, qui non sto a metterlo così, perché ho spostato anche la index, forse ho spostato anche questo valore, ok, quindi questo lo metto, lo tolgo da qui e lo metto qui. Questa roba non serve più in questa pagina figlia, perché è già nella layout page. Quindi qui definisco il titolo e lo passo qui nel base layout, che immagino che dovrà recuperarlo alla solita maniera, ovvero const page title uguale astro props, che è payment response. No, forse non è corretto se mi dice questa cosa, però vediamo, dovrebbe scoppiare on page. Home page è giusto, adesso provo a cambiarglielo, provo a scriverci qui home, welcome, yeah, vediamo, welcome, ok, allora passa. Quindi è una costante con un valore che passiamo come proprietà alla base layout. La base layout prende l'oggetto con le proprietà e lo destruttura prendendo dall'oggetto questa proprietà e mettendo una variabile locale dove c'è dentro il valore. Quindi lo va a mettere nel title e lo va a mettere anche, va a passare come parametro al page title del leader, che a sua volta lo prende e lo mette nell'H1, quindi fa il titolo principale. Ok, c'è un title che va e viene passato dall'interno all'esterno fino a, ok, fin qui funziona, ok, qui fa vedere che appunto ha aggiunto quello che ho già aggiunto io. Cerco di stare un passo avanti perché così provo a intuire. Quindi rifattorizzo le altre pagine così usano il base layout. Ok, è un esercizio che posso fare. Quindi la mia blog, che ha lorem ipsum post 1, post 2, post 3, tutta questa roba qui, questa roba finisce fuori. Allora, finisce qui, questa viene cancellata. Questa H1 blog non lo metto qui, ma lo metto, quindi qui tolgo tutto, const, poi perché devo fare una const, faccio base layout, esatto, importamelo, creami il contenitore, metti questo qui dentro, il mio markup, matta tutto come si deve, e page title uguale blog, io lo do già come valore, inutile che faccia una variabile con un valore da passargli, che mi frega. Quindi a questo punto, se vado qui e vado nel blog, vedo il blog, home about blog, vedo i contenuti, continuo a vedere il footer, continuo a vedere tutto perché viene dalla layout page. Mentre qui, se io cambio e metto
tipo qui non è che ci si capisca molto, perché è un po' tutto classico lorem ipsum, va bene, classico testo segnaposto, che sembra latino, ma latino non è, serve a darti l'allegria. Quindi se tolgo un link e vado a vedere, il link viene via, se lo rimetto e salvo, il link arriva. Qui c'è solo i contenuti di questa pagina, e il resto arriva dal layout, quindi a posto. Ciao Power, ben arrivato, stiamo provando Astropiteco, quindi, e i post andavano, mi sembra, perché facendo post, ok, ma anche la formattazione, questo è il markdown, però è stato tradotto in HTML, e quindi diciamo che qui adesso la cosa che va fatta su questi post sarebbe farli funzionare all'interno di, selezionando un layout, forse si riesce a fare con il front matter, cioè, i post sono file markdown, quindi qui magari andandogli a dire layout o qualcosa del genere, non lo so come si fa, questo finisce nello slot predefinito e comunque continua a funzionare, non lo so. Quindi about è uguale, stessa cosa, quindi prendo my new astro site, prendo questa roba, tutto tranne diciamo l'architettura della pagina, anche degli stili mi interessa più niente, tiro via tutto, metto questo, però lo devo wrappare dentro base layout. Ok, sì, mi merita molto, è molto interessante da questo punto di vista, perché diciamo contiene codice, allora questo cos'era? About, informazioni su, classico, mi devi importare la pagina, aggiungi la import, tutta questa roba che c'è un po' di HTML e un po' anche di codice finisce lì dentro, diamogli una formattatina così si capisce anche qualcosa, forse, non è detto, questo non è molto leggibile, ci vorrebbe una funzioncina che faccia, però appunto questo viene tutto eseguito lato client, c'è un esempio di rendering condizionale, ovvero c'è una variabile che è in end con il contenuto HTML, quindi se questo è true fa vedere il resto, se è false non fa vedere, ad esempio finished e false, questa parte non la fa vedere, poi qui c'è questa roba, e quindi se vado qui in about dovrei vedere tutta la pagina completa, tolto gli stili, vabbè, fa lo stesso, perché prende il layout da questa parte qui e dove c'è lo slot lo va a sostituire con quello che noi vediamo, dov'è, con questi contenuti che finiscono e vengono iniettati là, però la pagina viene generata elaborando questo codice, creando alla fine la versione statica del nostro sitarello, quindi di per sé sembra che funzioni molto bene, assomiglia un po' a Razor di per sé di .NET, un po' assomiglia a qualunque framework di tipo interpolazione come libreria, però viene tutto eseguito nella fase di build. Cioè alla fine abbiamo un file statico con la risultante di questa roba e non è codice che viene eseguito lato server. Informazioni su, il resto lo scrive, il footer c'è. Ok, direi che l'esercizio può essere completo. Quindi un Astro Component può funzionare come page, UI Component, layout, tutte le alternative. File Astro, il suo uso dipende da come viene impiegato. Però l'estensione non deve avere, ogni file astro ha quella sintassi e a seconda di dove lo si usa e cosa importa, perché se lo specifico come come layout dentro una pagina astro vuol dire che quella diventa la pagina del layout, se richiamo un altro componente per metterlo in un punto, chiaramente submit, quindi qui mi aspetto sia corretto, ok. Per visualizzare un titolo nella pagina, puoi usare lo standard elemento con testo statico, usare uno standard elemento che si riferisce a una variabile
direi che anche questa sarà tutte quelle sopra, usare un layout component passando il titolo come un attributo, direi anche in questo caso tutte quelle che sono state dette. L'informazione può essere passata da un componente all'altro tramite by importing rendering the template, no, passing props to component presented by component attribute, sending html content inside another component request slot. Anche in questo caso direi che sono tutte, perché infatti mi sembrano tutte familiari. Ho creato un componente con slot, ho mandato proprietà specifiche, ok. Passiamo data a un custom blog layout, quindi mi vuol far creare il layout da usare come struttura dove andare a incastonare i miei post, perché effettivamente i miei post al momento vengono fuori, se vado su blog viene fuori la pagina HTML post 3, però fa un po' caccare, come dire, cioè viene fuori sta roba qui, ci manca il resto della pagina perché il post non è scritto in HTML ma è scritto in Markdown. Quindi close others, quindi ha il suo titolo, la sua data di pubblicazione, eccetera. Qui c'è il Markdown che verrà convertito in HTML, però da nessuna parte c'è scritto che questo deve finire sulla struttura base, sulla base layout, su un layout. Quindi non c'è la pagina che contiene il resto delle cose dove questo HTML dovrebbe prendere posto. Se vado nel post e guardo il sorgente, trovo fondamentalmente, vabbè, doc type ce l'ha messo, però ci manca head, ci manca footer, qui ci manca tutto, cioè parte direttamente col contenuto della pagina, non c'è il resto. Quindi vediamo cosa mi dice di fare. Adesso mi dice di creare un nuovo file layout, ok, markdown post layout. Posso chiamarlo, no vabbè, lo chiamo così perché magari c'è un altro esempio, quindi segue le sue convenzioni, c'è un nome più corto, quindi nuovo file e gli creo il mio layout per i post. Ok, dentro ci metto questa roba qui, tutto qui, però come, ho capito, questo diventa un layout figlio del layout più grande. Ho capito dove vuole arrivare, perché infatti dicevo, ok, ma perché qui non mette tutta la pagina? Perché questo è un template per ospitare tutti i post, che però dovrà finire nel template che fa la pagina completa. Quindi questa roba finisce nello slot della pagina completa come contenuto centrale ed è a sua volta un template con uno slot dove andare a mettere il testo del post. Quindi testo del post finisce qui e tutta questa roba qui finisce in uno slot, in una cosa ancora più esterna. Se vogliamo scommettere, una compilazione. Quindi post 1, vabbè, ci avevo quasi indovinato, ho scritto layout, si va a scegliere il layout, ok, quindi vado in post 1 e gli dico, lo metto qua in fondo. Punto punto, quindi risale qui, punto punto ancora va su pages, poi scende sotto layout e prende markdown post layout, ok, salvo, vado a vedere, vediamo cosa combina, qualcosa è cambiato, sta duplicando il testo, quindi probabilmente c'è una commistione, una duplicazione di valori tra l'interno e il resto, però aspetta che secondo me, and notice what the layout has added to your page, aggiungilo anche agli altri due post che sono molto più scarni, quindi qui torno indietro, post 2 c'è solo questo testo, se io vado nel post 2 post 2 che ha solo questo testo, salvo, a questo punto, ok, compare il titolo e compare questa roba qui. La posizione, non capisco,
Cose come? Non ho capito. Vuoi cianire il codice? Inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto. È per quello che va un passo avanti? Questo allunga questo collo a brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto? Allora. Quindi. Che bello sparare delle cagate. Dalla riga che è giunto. La posizione della riga che è giunta è diversa. Ah, ok, ma non dovrebbe contare, cioè sono metadati. Lui l'ha messo all'inizio, però dall'inizio alla fine non penso che cambi. Non dovrebbe cambiare assolutamente nulla, cioè fondamentalmente posso andare a vedere, però direi che cioè lui lo legge, l'importante è che tutte queste proprietà siano impostate, quindi lo metto qui perché riguarda la formattazione, tanto qui refrescia e l'importante è dirgli che quello è il layout e dirgli tutte le proprietà. Poi l'autore può venire prima, può venire dopo, non dovrebbe farci nessuna piega perché anche questo è come un foglio di proprietà, quindi lui le carica tutte e poi dopo da lì si prendono le decisioni, quindi correttamente questa cosa pare funzionare in questo modo e sono anche contento così. L'unica cosa è che questo mi sembra un po' minimale, ma so già dove vuole arrivare a parare perché sicuramente me lo vorrà fare incastonare, comunque va bene. Facciamo la stessa cosa sul post 3, quindi anche qui vado a mettere non l'autore, vado a mettere il layout, ok, a questo punto anche lui avrà il layout, ok. Qui c'è un po' di testo di esempio, siamo a posto. Veniva fuori un'applicazione sul post 1. Ah sì, perché quella è colpa in realtà del post 1, cioè il post 1 duplica questa roba qui, secondo me, perché la scrive lui, perché il layout cosa fa? Prende title, infatti prende formatter title, cioè prende dal formatter, il formatter è sempre quella parte iniziale con quei codici, il titolo, e l'autore scrive scritto da, e quindi il titolo lo scrive, però poi nell'articolo, nel corpo, c'è di nuovo ancora il titolo, però è duplicato perché il file in Markdown contiene un titolo ed è stato messo in una pagina che ha anche il titolo. Gli altri che sono più semplici però sono tutti uguali, cioè è un problema che qui dovrei togliere questo qui e siamo a posto, perché tanto compare già nel leader, quindi se adesso vado nel post 1 non è più duplicato, ma c'è questo written by e qui prende l'autore, quindi carino perché dal formatter title, formatter author, vuol dire che usando questo layout per il file markdown nel metter l'HTML lui va a caricare dal formatter titolo autore, cioè va a caricare praticamente da questi il title qui e l'autore da qui e li stampa, quindi va a caricare questi dati. Qui ho usato il layout nel mettere dentro i contenuti, nello scrivere la pagina va sul post figlio, su, quindi è un figlio che specifica qual è il padre, che nel rendering acquisisce i dati da quello che ci finisce dentro e poi crea i titoli. È interessante perché se io voglio dare un titolo a una formattazione, come dire, uniforme, qui nell'articolo posso concentrarmi sui titoli secondari, su iniziare con l'introduzione e il titolo lo lascio, titolo autore, la data di pubblicazione la lascio a, ma secondo me poi lui al momento me li ha lasciati per farmi notare il problema, quasi sicuramente, quindi identifica gli elementi comuni ad ogni blog post e usa Astro to render them, ad esempio il published on, quindi lui piglia published on, quindi nel template lui scrive, andiamo a scrivere p published on frontmatter punto, e qui dovremmo avere un elenco di date. Come faccio, come è la
pub date. Lo slice non mi interessa, fa lo stesso, ok. Quindi vado a salvare, a questo punto mi dovrebbe aggiornare il post con... Sì, non è bellissima la... cioè, il formato con la time zone, però... Ah, ecco perché fa slice, di tira fuori solo un array con... Vabbè, basta fare il substring di... sono 10 caratteri. String e substring di... non mi ricordo se... devo scriverlo così, sì, eccolo, è arrivato. Chiaramente questo potrei metterlo, potrei tagliarlo, mettere strong, metterci dentro questo, così viene fuori in grassetto. Questo potrei metterlo enfatizzato, M track, così viene un po' in corsivo. Magari tutto, che non è corsivo, non è quello, questo è quello buono. Ok, diciamo che la cosa inizia a funzionarmi bene da questo punto di vista, quindi formatter description, author, addirittura abbiamo l'immagine e tutto il resto, quindi... Però ad esempio mi viene da dire, qui metto un'immagine, fa vedere se cambia qualcosa. L'immagine però non c'è, dove la trovi? Formatted image. Ah, è qua, URL. Forse l'avete tolta quell'immagine lì. Fammi vedere. Non mi pare che ci sia questa immagine. Ah, ma è bianca. Un logo light, abbiamo anche il dark, sì, allora dai, mettiamoci questo, così almeno la vedo. Forse nelle varie modifiche c'era da fare il... ok, adesso compare. C'era da fare uno sfondo scuro, quindi, perché se mi danno il logo bianco vuol dire che il fondo era scuro, quindi... Ok, così compare Astro, però ad esempio l'autore potrei anche metterlo in fondo, quindi... Qui potrei dire, metto lo slot, prendo questo paragrafo, dopo lo slot faccio una riga orizzontale, ci schiaffo questo e qualcosa del genere. Quindi written by Astro Learner. Qui c'è l'intestazione, logo, contenuto della pagina iniettato in Markdown e alla fine il footer. Oh, ma dai, qualcosina sta prendendo vita, sta funzionando, ok. Avoid duplication, quindi questo consente di fare appunto un fattore comune. Poi figure out cosa finisce nel blank, layouts, vabbè, perché la cartella è chiamata layouts, però a parte che c'è scritto qua sotto layouts, importa footer da Astro, vabbè, questo dai, questo, quindi riesco ad aggiungere un layout al post markdown, posso creare dei layout per il markdown, posso usare valori dal FrontMatter per metterli nel mio componente. Combine layout per ottenere best of both worlds, ovvero nest your blog post layout inside your main page layout. Io lo sapevo che mi avrebbe fatto fare questa cosa, perché già lo sapevo, perché cioè questo è già più bello di quello che usciva prima, ma l'ideale sarebbe avere anche il resto della pagina con la navigazione. Quindi immagino come si faccia, cioè importo il base layout e lo metto qui, giusto? Ah, interessante, perché poi c'è il titolo da passare. Ok, quindi questo è il FrontMatter, quindi adesso il markdown viene visualizzato qui, dei vari post, e tutte queste proprietà posso leggerle da qui per metterle dentro al contenuto HTML. Però a questo punto, se voglio mettere tutta sta roba nel layout principale, quindi io uso un layout che uso un altro layout, quindi c'è la parte più esterna con lo slot dove finisce questa parte più interna che ha uno slot dove finisce la parte più piccola, sono tutti incasellati, fantastico. Quindi questo lo tiro via e dico base layout, ok,
magari importamelo, che fai, va bene, importami il come no code action, dai, su import base layout from slash layouts base layout punto astro, ok. Quindi tutto il markdown finisce qua dentro, così. Ok, perfetto. E a questo punto, usando il base layout, vuol dire che il post finisce qui dentro, ma questa roba qui finisce qui dentro nella pagina completa. Quindi quando salvo, qui dovrebbe aver già aggiornato, eccolo qua. Ha messo anche il menu. Ha messo il titolo, non ha messo il titolo, ha messo il footer della, del sito, poi c'è la parte sotto con la firma e tutta la parte del corpo principale. Questo è la, la prima, la master page che sta in mezzo, questa è la master page generale, manca il titolo perché non gliel'ho passato, però come dice lui nell'esempio, qui page title specifica il titolo. Invece che passarlo fisso, io potrei dirgli lo vado a prendere dal titolo del post e questo diventa anche il titolo della pagina. Quindi my first blog post, navigazione, e poi questo titolo potrei anche non metterlo qui e metterlo qui fuori. Cioè, evito di duplicarlo, ok. Questo in realtà poi dovrebbe essere il titolo del sito, non è che... però vabbè, io... non è che devo andare a vendere questo sito, cioè nel senso lo utilizzo per capire come funzionano le cose. Quindi un base layout mette la parte esterna, nello slot posso inserire quello che voglio. Quello che posso inserire è una pagina figlia che usa un layout dove inserirsi, che a sua volta specifica un altro layout dove inserirsi, così posso fare i multilivelli. Figo, comunque molto immediato anche da capire, e non è che in base al livello uso un tag diverso, l'approccio è sempre lo stesso, il tutto varia in base alle relazioni che ci sono tra i vari layout, tra l'uno e l'altro. Quindi cioè io ho dei file astro, quindi un file astro che mette del contenuto HTML fa vedere il contenuto, se lo mette dentro un layout prende quella pagina e dove c'è lo slot ce lo butta dentro, quindi nella pagina ci deve essere lo slot, altrimenti non vedo niente. Se la pagina ha uno slot e finisce lì ma usa a sua volta un altro layout, via via discorrendo si compone. Quindi a seconda di dove le cartelle che scelgo do un ruolo a questi file, ma non è che cambia la sintassi, quello che vedo dipende da come l'uno si mette in relazione con gli altri tramite le proprietà o le altre cose, il tag, l'elemento che ad esempio identifica un layout. Quindi è molto interessante, quindi avrò il main page, quindi se cambio il main page lo cambio su tutte le pagine, se cambio qualcosa sul blog post layout cambio qualcosa solo per quegli elementi qui. Figo, quindi anche se avessi un sito ad esempio da Yugo che è tutto in markdown, migrarlo a questa architettura sarebbe abbastanza semplice, perché fatto un layout fondamentalmente, se ho dei file in markdown ci devo mettere diciamo i dati che si aspetta di vedere astro forse, o magari una cosa che non so è se posso customizzare, ovvero mettiamo che qua scrivo Pippo 2.123, ok, questa cosa va in errore? No, non causa errore. Quindi questi valori in realtà non sono, al netto di layout che ha un senso, cioè che ci sta perché ha un significato dal punto di vista di... cioè possono anche essere custom, mi viene da dire. Quindi se io scrivo Pippo 123 e nel markdown layout qui sotto l'autore vado a scrivere frontmatter.pippo, mi aspetto di vedere 1, 2, 3, quindi ok. Cioè nel front matter posso mettere dei valori, alcuni dei quali autore, titolo, descrizione, data, probabilmente anche astro se ne fa qualcosa,
soprattutto il layout, questo ha significato, cioè cambia il comportamento di Astro, però poi ci posso aggiungere tutti i metadati che voglio, anche Pippo, che Astro non se ne fa nulla, dice io non so che cos'è quel Pippo, lo ignoro, però nel formatter c'è e quindi io lo posso leggere, nel layout posso quindi aggiungere, non so, delle cose anche mie custom e customizzare completamente tutta l'esperienza. Quindi mettere in risalto tutto l'arredamento, come diceva Pozzetto. Figo, molto molto interessante questa cosa. Già io poi l'avevo già vista, non mi ricordo, non mi ricordo niente. Quindi Take Advantage, questo ti consente di annidare un layout dentro l'altro e quindi lavorare in modo modulare, quindi component based design, quindi direi che è lui. Responsive design non c'entra niente, per essere responsive dipende da come lo faccio, continuous deployment non c'entra proprio una forca, però è un principio di Astro, perché appunto io qui voglio pubblicare un blog post, faccio questo file, faccio copia e incolla, prendo questo post 3, lo chiamo post 4, ovviamente è un bel template, qui scrivo my fourth blog post, autore Marco, test blog post, mi piglio, ci metto tutte queste cose qui bla bla bla, oppure il classico lorem, quello che è lorem ipsum, eccetera eccetera. Ok, quindi questo è a posto. Fatta questa roba qui, io ho creato il mio blog post, quindi se vado nel mio index, nel mio blog, vabbè, il fatto che ci aggiunga un link per navigazione, però anche qui immagino di poter anche in maniera dinamica sapere quanti post ci sono, che dati raccogliere. Quindi a questo punto il post 4, quindi ho aggiunto un post e aggiunto il link. Banalmente io dal mio blog, vabbè, post 3 ma in realtà diventa il 4 con questa immagine, c'è la descrizione. Sotto git vedrei le modifiche, faccio commit per impacchettarle in una commit, quando faccio push finiscono su GitHub. GitHub se ne accorge, fa partire la action, frullino frullino, come direbbe appunto Marco Minerva, alla fine vengono prodotti nuovi file statici del nuovo sito che finiscono sul mio server web qualunque, e a quel punto il server web mi fa vedere che c'è una pagina aggiornata, cioè questa qui, con il link in più, che adesso me la fa vedere con post 4, quindi se andassi a navigare vedrei quella lì, e cliccando trovo anche l'altro post. E non scrivo su database, ma fondamentalmente qui ho una parte di contenuti e una parte di metadati. Se ho un eseguibile che li legge e li usa per produrre dei file di questo tipo, a me basta che quando li carico qualcosa in automatico li porti su un server web e dopo qualche minuto ho il blog post pronto. Forse neanche un minuto, non so quanto ci impiega a, come dire, a macinare tutti i file del sito, cioè caricarlo tra la push, ci vuole poco, appena arrivano parte la build, quando ha tutti i file li va a sparare sul mitico servizio di hosting, e a quel punto abbiamo, come dire, concluso il giro e siamo già a posto, quindi carino da questo punto di vista. Poi multiple layout sono utili per progetti che contengono markdown page come un blog, chat in markdown, beh, si può fare. Quali di questi fornisce template per tutte le tue pagine? Base layout, file markdown no, ovviamente non potrà fare da template perché non c'è l'HTML dentro. Però è carino anche il fatto di non dover necessariamente, obbligatoriamente usare HTML per fare il post. Perché se uso il Markdown, lui lo processa e lo trasforma nella versione formattata dell'HTML. Quindi in quel modo anche scriverli probabilmente è meglio il blog post, perché ho un formato, il Markdown, che mi fa concentrare sul testo. Cioè, se devo fare un grassetto metto dei marcatori,
degli asterischi, cioè sono molto, come dire, orientato al hack and nest layout. Ok, quindi nest to layouts, Astro API, ok, che sembra essere quasi l'ultimo argomento, no, l'ultimo argomento è il 6. Where are we now? Ok, abbiamo fatto un po' di roba. Along the way, you supercharge your blog with an index page. Il nostro inglese è una roba, però appunto, come si dice? No, caro, chi sa fare sa capire. Ma che cazzo di proverbio è? Esatto. Abbiamo anche un API, quindi vuol dire che nel codice ho questo Astro Glob. Ah, posso accedere anche di data file, posso caricare, quindi potrei mettere delle configurazioni di blog post dentro un file JSON, qualcosa del genere, e caricarle dinamicamente per produrre delle pagine statiche, quindi quasi un database a questo punto. Index page, tag page, un feed. Ok, sono pronto per vedere queste chicche perché mi sembrano interessanti. Ovviamente nel codice, se ho anche delle funzioni che mi vengono date che fanno cose molto evolute, è il top. Quindi qui cosa fa? Ah, è quello che stavo dicendo prima, appunto, ho detto ci sarà il modo di, dato una serie di file markdown, dire voglio costruire un indice, vado a farmi dire tutte le pagine che ci sono, in modo che caricandole ottengo tutti i front matter e ci costruisco l'indice dei post. Cioè, se, quindi non devo andare, ipoteticamente mi viene da dire, sulla pagina del blog se aggiungo un post non devo andare qui a mettere il link, avrò un modo di dire fammi vedere nella cartella post quanti file markdown ci sono per ciascuno, fammi un link col percorso e uno con ad esempio il title del post, che non sarebbe male. Quindi come da qui, come qui mi arriva un file markdown e dal front matter riesco a caricare i metadati, mi aspetto di poterlo fare da più file, avere un API che mi dà da più file, mi tira fuori queste informazioni, così posso costruire al volo delle pagine dove, se vado a mettere un nuovo post, la pagina indice, venendo ricompilata, si aggiunge con un nuovo elemento da selezionare, tipo un link. Quindi me la sto raccontando da sola per vedere se capisco quello che penso, ma quindi ok, c'è una wait, quindi roba sincrona. Astro Glob, quindi che diavolo fa? Restituisce un array di oggetti, uno per ogni blog post. Non capisco perché si chiama Glob, non blog. Cioè non c'entra con il Glob, ma Glob mi fa venire in mente una cosa tipo globale, quindi vabbè, poi me l'andrò un attimo a capire. Quindi andiamo sulla pagina blog, chiudo le altre, close others, e lui mi dice metti questo codicillo qui, matches 4 file, mi fa pure un'anteprima di quanti file sta matchando. Effettivamente è vero, ci sono 4 file e quindi interessante. Che vuol dire sto glob? Fetch local files into the static site setup. Ok, pensavo che... Vabbè, la vedo dopo. Ok, quindi in questo caso, in questi post, cosa mi arriva? Una markdown instance, cioè proprio un oggetto specifico, qui c'è un po' di TypeScript anche, mi viene da dire, che mi rappresenta tutti i file markdown, cioè sto chiamando un API che, dato il percorso e dato un pattern, riesce a restituirmi, a parte l'editor che già mi dice match a 4 file, so che sono 4, quindi so che questa query va bene, query o quello che è, quindi no, vabbè. Quindi create blog post, ok, a questo punto devo generare la lista in maniera dinamica, quindi cosa vado a fare? Vado a fare una map come ho fatto con le skill. Cioè, quando ero qui in about c'ho un bello array di stringhe e le ho usati per fare una map della skill singola, che è una stringa con un elemento che produce. Quindi qui
questi post, com'è che li cambio? Fammi vedere. Con all post map, ok, faccio la mappatura dal post all'elemento col link. Quindi codice all posts, che è un insieme di, è un array di post. Quindi ogni post ha delle proprietà, quindi ogni post è un file, punto, content, front matter. Quindi posso accedere a tutte le proprietà del front matter, posso accedere probabilmente al path, posso accedere al contenuto, posso farci tutto. Non male, quindi, però questo è un array, lo mappo. Mappo l'array a una funzione che per ogni post, che è p, mi restituisce una lista dove dentro c'è, aspetta, perché andiamo a vedere un attimo, sì, ce lo posso mettere la parentesi, dentro c'è p.frontMatter.title e mi vedo il titolo nell'elemento. In realtà io devo fare il link per navigare, quindi farò un link come quello qui sotto. Qui metto il title, qui metto come href, non so la proprietà, questa la devo andare a vedere, post url, ah, proprio l'url. Quindi dice di ogni file io ti do, però ho scritto così, immagino, p url justus, perché se metto una stringa, la stringa diventa p.url come valore, invece io voglio che lui prenda questo come valore, quindi deve avere le graffe. Quindi per ogni post io da un array di post attribuisco un array di list item su una lista non ordinata, dove dentro c'è un link che punta all'indirizzo del post e mette come descrizione il titolo. A questo punto questi cani qui li tiro via, lui dovrebbe già aggiornarmi la pagina. Se vado in blog vedo my first blog post, my second, my third, my fourth, e se clicco qui vado nel blog, clicco qui vado nel terzo. Quindi adesso mi aspetterei che se ad esempio vado nel quarto, post 4, e qui scrivo my, il mio ennesimo blog post e salvo, lui faccio un refresh, però ecco, mi ha già cambiato anche l'indice. Quindi se clicco nella pagina lo vedo aggiornato, ma se sono nel blog, siccome viene ricostruita la pagina rifà un altro dir, rifà un altro recupero dei post, e quindi mette un url e mette il titolo però aggiornato, perché nel front matter l'ho cambiato. Quindi nel momento in cui salvo va a riprodurre tutti i file che sono sensibili a questa modifica, mi aggiorna il sito statico. Quindi questo è interessante, quindi vuol dire che se qui faccio un bel copia e incolla, a questo punto qui mi compare, esatto, mi compare due volte, perché abbiamo post 4 e post 4 copy ovviamente. Questo ovviamente lo vado a chiamare post 5, e qui ci scrivo quinto blog post con un punto esclamativo, e qua vediamo che tac diventa quinto, clicco, c'è quinto blog post. Quindi lo scripting che ho messo viene sempre eseguito per creare una pagina aggiornata oppure aggiornare una pagina esistente. C'è una pagina che fa da indice, che scansioni file e fa una specie di elenco. A questo punto la pagina che fa da indice riesce a fare correttamente l'elenco con dentro tutti i con la pagina in più, la pagina modificata, quindi viene tutto rigenerato, per cui basta scrivere una volta sola. A questo punto ogni volta che aggiungo un post automaticamente lo vedo comparire, non devo fare nulla in questa pagina, devo solo mettere il file. Nel momento in cui metto il file, questa pagina si aggiorna in automatico. Quando faccio il push, la build sul server remoto, ad esempio di GitHub, mi produce la pagina aggiornata che verrà sostituita quella precedente, statica, sul server web. A quel punto vedo, se do un refresh, vedo il link aggiornato. Not bad, not bad. Quindi non male come possibilità.
quindi aggiungendo un post, vabbè, io ho già, come dire, mi sono già fatto la challenge e ovviamente il post, il link lo posso passare. Qui lui cosa fa? Lui dice create a blog post component. Ah, ok, quindi lui dice metti che voglia far vedere un indice un po' più interessante di quello che vedo qui. Dov'è? Qui. Che magari ci sia un'anteprima o una description. L'ho messa la description qui dentro. Description è uguale un po' per tutti. Quindi io potrei dire devo replicare un markup per tutti i blog post per fare un indice. E lui mi dice fai qui un, chiamiamolo, do il mio nome che gli pare a me, blog entry.astro. Quindi qui riceve ad esempio titolo, data, qualche informazione. Quindi mettiamo intanto il formatter, che forse me lo genera anche da solo, fa vedere create component script block, perfetto. Const, tiriamo fuori post, tiriamo fuori il titolo, tiriamo fuori l'URL, mi faccio dare la pub date, titolo, mi faccio dare la description, praticamente mi faccio dare tutto, prendendola da astro.props. Una volta che ho questi valori vado a fare un list item, qui dentro ci metto strong e poi ci ficco il title, poi ci metto small e qui dentro ci metto la description. Cioè, farà schifo, però sto facendo una prova di concetto. Ci metto un link, ci scrivo dentro leggi, il suo indirizzo href non è fisso ma lo prendo dall'URL, poi ci scrivo la data, ok, pub date, pub date to string substring 010, così ho anche la data, quindi ho la finestrellina con il mio blog post. Blog entry, a questo punto blog astro, invece che mappare su questo list item, io potrei dire lo mappo su un componente, adesso copio e incollo così faccio la variante, invece che un list item potrei dirgli mettimi un blog entry, bravo, e gli passo ad esempio tutte le proprietà, title diventa p.frontMatterTitle, gli passo l'url che equivale a p.url, quindi il mio post.url, poi cosa c'era? Description e update, quindi title, anche qui potrei scriverlo non di seguito ma va bene, description non è fissa ma viene dal front matter, description, ok, la pub date viene anche quella dal front matter, quindi p.frontMatter.pubDate. Tolgo questo, metto questo, vuol dire che mappo ogni post a un qualcosa che non è un elemento di una lista ma è un componente blog entry a cui passo titolo, descrizione, data pubblicazione e URL prendendoli dai dati del post o dal suo front matter. Una volta che l'ho passato a questo blog entry, lui crea un elemento mettendoci dentro le informazioni che gli ho passato. Quindi se vado a vedere cosa succede, ecco, mi trovo questa roba qui. Ok, ci devo mettere qualche ritorno a capo in più. Come ritorno a capo fa schifo, però. E a questo punto ho l'elenco dei blog post. Ho fatto l'elenco
con qualcosa di più complesso che, se mi risulta più leggibile e magari devo replicarlo altrove, lo incapsulo in un componente, passo le proprietà, lo riutilizzo in più punti e, come dire, a questo punto, a seconda del riuso, lo fattorizzo e lo posso anche replicare più volte partendo dai post che ho trovato. Quindi, come dire, non male, quindi come cosa. Non so se siete del mio stesso parere, ma adesso cito il mitico. E adesso chiedetemi pure senza remissione, io non ho peli sulla lingua momentaneamente. Molto appropriato questa cosa. Ok, bello, test your knowledge, facciamo che contain the following code, seleziona la sintassi con cui puoi rappresentare il titolo del terzo blog post. Direi che questo, perché mi dà un array, prendo il 2 che è il terzo, perché 0 1 2, e prendo il titolo. Ok, corretto, beh, in maniera link to the URL of the first blog post, questo qui, perché c'è il post 0, first post. Sì, diciamo che andare proprio su un elemento preciso di una lista, metti che non trovi file, si spacca tutto, non è il massimo. Un componente per ogni post, facendo vedere la data di quando è stato aggiornato. È il primo, in questo caso, ha fatto tutti i casi, quindi è quello buono. Checklist, posso fare query sui file locali, posso fare una lista dei blog. Generate tag pages, ok, è qualcosa già di diverso. Posso creare interi set di pagine dinamicamente usando fileastro che esporta una getStaticPath function. Crea un nuovo file a src pages tags tag.astro. Attenzione, questo sto cercando di capire che diavolo è. Allora, pages, new folder, tags. E lui mi dice crea un file tag.astro. Interessante che il nome del file ha le parentesi quadre, quindi avrà un motivo. Probabilmente quello è un segnaposto per un valore che va impostato. Ok, vediamo cosa si combina. Incolliamo il seguente. Grazie, cioè, se però non me lo spieghi, posso incollare, però vorrei capire. Allora, importa il solito layout, esporta una funzione async getStaticPath. Quindi è la pagina che nel codice, nel front matter, va a esportare una funzione che viene chiamata da qualche parte. Poi riceve dei parametri e li tira fuori, quindi non è props ma è params, non so come cambia la cosa, ma adesso vediamo. Base layout, page title, tag, post taggato con tag. Quindi fondamentalmente io esporto una funzione con diversi parametri, con questo tag che viene messo nel titolo e fa una sorta di filtro, non capisco come bene come lo usa, però restituisce un array delle page root e tutte le pagine con queste root useranno lo stesso template definito nel file. Ok, quindi io esporto questi path statici, come di per dirgli io posso scrivere slash tags slash astro slash success slash blogging slash. Quel valore che metto nel percorso diventa il mio tag che estraggo come parametri, il titolo finisce lì dentro e qui viene. Dopo dovrò filtrare però i post, comunque ho capito la questione. Cioè sto dicendo al sistema, ho creato una pagina che dato un tag lo metterà, lo estrae come parametro, lo mette nel titolo, lo scrive qui come descrizione, probabilmente andrà anche a prendersi tutti i post che hanno quel tag, quindi. Quali però, come faccio a specificare il tag?
metto come percorso text e poi faccio slash e metto un valore che deve essere compreso tra questi, immagino. Cioè i valori sono fissi, sono precisi. In realtà no, perché qui ho messo un array fisso con dei params tra cui c'è un tag, però potrebbe magari essere qualcosa che viene fuori da un elenco, da un JSON, da un o qualcosa che recupero. Ok, quindi vuol dire che lui genererà, praticamente prenderà questo template tag astro e farà sotto tags tante pagine quanti sono questi valori, immagino. Dovremmo fare un build per andare a vedere cosa esce. Un po' strana questa cosa, adesso cerco di capire. Quindi lui dice, restituisce un array di roots. Quindi ognuno di queste è una root in cui specifica dei parametri e in ogni i parametri sono un parametro tag che ha di volta in volta un valore diverso. Ok. Se hai customizzato i tuoi blog post, puoi mettere i tuoi valori. No, non li ho cambiati perché dentro ci sono dei tag. Astro blogging learning public, astro blogging successes, qui c'è setbacks community, qui ci sono gli stessi, però potrei anche, come dire, lasciarcene uno solo giusto per provare, e qui potrei anche mettercene uno che non è stato mai usato, tipo blogging, astro blogging. Ok, quindi a questo punto lui mi dice, qui mi dice, assicurati che ci sia almeno un tag in ogni blog post, e c'è, visita la pagina localhost 3000 tags astro o tags successes o tags community. Quindi ho capito, quindi fondamentalmente vado qui, metto questo post taggati con successes, cioè lui dice per ognuno di questi valori io prendo il tag, lo sostituisco qui e vado a creare una pagina specializzata usando il template che mi hai dato, dove tag diventa il parametro di input. Quindi sono 6 tag, lui genera 6 pagine statiche tutte uguali a questa, quindi tutte col base layout, dove quel valore del tag oltre al nome della pagina viene messo come titolo. E quindi io avrò pagine di questo tipo, ne avrò una con community, però se provo uno personalizzato mi dice not found, perché lui mi dà solo quelli che io restituisco con questa funzione. Ok, quindi qui li ho messi fissi, però potrebbe anche essere che eseguendola questa roba venga presa da un file, o che dipenda da quanti file in una cartella. Cioè qui do un array con le root con tutti i valori dei parametri che mi aspetto che siano qui dentro, però potrei non averla fissa, potrei generarla dinamicamente. Perfetto, quindi a lui manca però solo una cosa, cioè dire ok, quel valore entra, viene messo come titolo eccetera, però io devo, ho capito cosa vuol fare, cioè lui dice prendo tutti i post. Ecco, questa è una cosa interessante, io vado a vedere in tutti i post, estraggo tutti i tag, elimino i duplicati e ho l'elenco dei tag e creo un static path con... Quindi qui li abbiamo creati a mano, però noi dovremmo andarli a generare dinamicamente. Come faccio? Gli faccio elencare tutti i post che ci sono, quindi vado su di una slash post slash md, ok. Una volta che ho i post li posso ciclare e posso accedere al front matter e posso accedere ai tag. Cioè posso accedere a tutti i post che sono qui dentro leggendo un array di tag. Quindi alcuni avranno, avranno duplicato, avranno dei tag che sono anche in altri articoli, se li metto tutti assieme ho dei duplicati. Togliendo i duplicati ottengo i valori che posso indicare qui. Ho capito cosa mi può far fare. Anzi,
Lui diciamo che qui sta andando per step, però ho capito dove vuole arrivare. Lui sta tirando su tutti i post e qui specifica come proprietà tutti i post e io li vedo tutti, ma io li voglio filtrare in base al fatto che appunto il tag contenga, ma non li posso filtrare invece che metterli tutti e filtrarli dopo, non posso filtrarli prima? No, perché questo è un template che viene, forse ho capito, non posso perché lui esegue questo codice una volta sola e poi produce tante di queste quanti sono i valori diversi di tag, forse ho capito, quindi qui li devo prendere tutti e per ognuno devo definire una route con i parametri che è questo tag con questo astro. Però mi sembrerebbe strana questa cosa. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Params, quindi tag astro. Sono i miei params, sì. Props. Giustamente c'è il tutorial apposta, se io lo seguo, forse... e lui mi mette questa roba qui. Ok, quindi questa va messa dappertutto, mi dice, ok. Quindi qui dentro mettiamola ovunque. Mi sconfinfera il perché non posso filtrarli prima e passarli già filtrati a ogni tag, cioè che io non posso mettere in un array questo e quindi fare un elenco di route con i vari tag e non posso ricavarli dai post, perché se io voglio che dai post venga fuori questo elenco di tag. Però forse è lo step successivo. Quindi format document, ottengo questo, perfetto, vado a tirare dentro i post dalle props, quindi una cosa sono i parametri, una cosa sono le props, e poi qui vado a filtrare questa roba qui. Diciamo che questo lo faccio diventare un H2. Ok, const filtered post, scusa, questo va qui, ok, quindi recupero tutti quelli, cioè tutti devo salutarvi per andare a prendere mia moglie, sta profumando tutto il, chissà che gente che c'è adesso, siamo in agosto, ci sarà un via vai, quel viale lì. Sanno comunque, c'è ancora su quel viale, viale Dante, c'è il solco di me che vado avanti e indietro per 2 settimane nel fare le camminate, però devo dire che con qualche chilo in meno è andata via più leggera quest'estate, quindi spero di migliorare. Grazie per il passaggio alla presenza e alla prossima, tanto ci si vede molto molto prese, secondo me alla fine tanto in qualche occasione, qualche evento ci si becca ancora nei prossimi giorni, mesi, ma voglio essere, quindi posso andare qui e fare un update. Quindi lui cosa fa? Ok, usa i filtered post per fare la lista, ok, quindi là li ha filtrati, qui fa la lista e filtra. Aspetta Riccione, magari questo weekend di questo agosto, però è arduo perché bisogna che, io potrei farcela, ma bisogna che ce la possa fare anche chi invece di solito lavora anche la domenica in alcuni casi. Ok, quindi fammi vedere che cosa, reference error, all post is not defined. Come mai questa cosa? Perché la devo mettere nella funzione probabilmente. Secondo me dovevo metterla nella funzione. Esatto, perché giustamente quando esegue la funzione, cioè questo qui tira fuori post, poi esporta una funzione. Quando uno la va a richiamare, questa variabile non c'è più, quindi non potrà mai funzionare giustamente. Ok. Community, ci sono 2 post, mi fido che siano questi 2, no, li vado a vedere.
Qui c'è Community, Discord Community, quindi sicuramente giusta. Qui quinto blog l'ho copiato, c'è Community, ce l'ho messo io, quindi qui c'è Community, c'è, e il terzo c'è Community, quindi c'è, gli altri non c'è, quindi ok, va bene. Fin qui ci sono, però scusa, io questi tag li posso tirare fuori dai post, giusto? Così li ho, posso usare, ok, il componente blog post, quindi ok, e questo l'ho capito, il componente che ho già fatto con la lista. In questo modo riutilizzo, cioè giustamente riutilizzo questa parte qui, la blog entry, ok, però non lo vado a fare perché ho capito, importa il componente, per il momento lo lascio semplice che mi piace di più. Vabbè, no, ci sta, dai, ci sta, perché così si fa la prova. Tanto devo fare solo copia e incolla, perché le proprietà sono le stesse, a netto che lui è usato come nome post. Io metto solo P, ma adesso metto il mio blog entry, quindi a questo punto generate tag page mi va in errore, blog entry is not defined. Hai ragione, perché devo importarti il file. Import blog entry from slash components, no, devo andare su di uno ancora, components slash blog entry astro, salva, vai, ok, ottimo, così ho la lista con la stessa interfaccia, quindi in questo modo sono uniforme. Bello, bello, bello. Ok, sto capendo miracolosamente. Attenzione, analyze the pattern, quindi siccome tu hai i file, devo metterlo inside, perché sennò non funziona, e questo l'ho già sperimentato perché mi sono già sbagliato. List of routes va to be generated, va inside, get static paths. The civic values proprio params vanno outside, ovviamente vanno nel from matter, ok. Però generate page from existing tags, ecco, lo sapevo che saresti arrivato qui, cioè di fare di prendere dai post tutti i tag e fare la forma, eliminare i duplicati, era ovvio che si arrivava a questo punto. Qui ho tutti i post, come c'è una sorta di distinct, ho il post punto allora diciamo che dovrei scandire ogni tag, aggiungere tutto all'interno di un, cioè dovrei fare la join tra vari vettori. E poi qui che cosa usa? Usa il set di new set, ok, tira fuori il flat, ok, ci sta, cioè usa, sì, fa questa roba qui, nuovo set, diciamo che fa un nuovo set dove mette per ogni post tira fuori flags e appiattisce le linee, cioè ottiene un array di array, se fa un flat attiene un array unico di valori che sono tutti i tag, ficcandoli dentro un set questo ti automaticamente ti recupera, cioè ti prendi i valori e togli i duplicati. A questo punto hai un oggetto set con dentro i valori, se usi i tre punti vai a prendere i valori lì e srotoli mettendoli all'interno di un array e quindi alla fine hai tag univoci. Ma io lo faccio un po' alla volta perché mi rompe. Allora, map, allora const, facciamo il tag array, tag arrays, quindi abbiamo gli array di tag, vuol dire che per ogni post tiriamo fuori dal post il suo front matter e la proprietà tags, quindi mi vado a leggere da qui questo array
Quindi se per ogni post, che è un array di post, tiro fuori questo valore, ottengo un array di array, dove dentro ogni array contiene le stringhe che sono i tag. Ok, a questo punto ho un array di array, tags, all tags, tag arrays, se gli dico flat, questo va a prendersi il mio array e lo appiattisce e fa un array unico, dove dentro però ci sono i duplicati. Quindi se io creo un tag set, faccio un nuovo set con dentro tutti i tag, con questo che è un array. Ok, a questo punto diventa univoco, quindi i miei unique tags sono il valore di questo set srotolato e messo dentro un array, e quindi a questo punto io faccio un return dei miei unique tag mappandoli su, devo produrre questo array e questi sono i singoli elementi che devo creare, quindi mappando il tag T, chiamiamolo, su un oggetto che è uguale a questo qui, dove al posto del valore tag metto il singolo T e qui metto tutti i post e restituisco quella roba lì. Quindi questa roba qui la commento e non funzionerà una mazza, scommetto. Undefined. Dove si è bloccato? Unexpected. Quindi ti incazzi per una virgola? Non mi dire. Dov'è? 30, 49. Dove la vedi? Poi boh, non vedo dov'è la cosa. Non vedo dov'è. Non ci aspetta una virgola. Dove? Qui? Ah, sorry. Perché con questa forma lui pensa che queste graffe diano inizio al codice. Quindi è il problema di usare le graffe nella mappatura. Cioè la funzione scritta così, quando si scrivono delle lambda, abbiamo parametro 1, parametro 2 e poi c'è una parte che segue che contiene del codice. Se scrivo così posso scrivere più istruzioni, quindi comando 1, punto e virgola, comando 2, poi a un certo punto return e restituisco il valore di ritorno. Se riesco a riprodurre direttamente, a restituire direttamente il valore di ritorno, posso togliere le graffe e scrivere direttamente questo, cioè questo crea una funzione con due parametri e qui mi restituisce direttamente il valore di P1 per P2. Solo che se metto le graffe lui non capisce, devo restituire un oggetto, pensa che qui dentro io stia iniziando a scrivere del codice, cioè pensa qui dentro di trovarsi istruzione 1, istruzione 2 e tutto il resto. Gli devo togliere l'ambiguità mettendo qui una parentesi in modo da dirgli questo è un valore, queste sono le graffe che delimitano un oggetto, l'oggetto ha due proprietà, params e props, l'oggetto params è una proprietà tag con t che è il tag univoco e post con all post, salvo e adesso lo frego. Prac, eccolo qua, ti è. Quindi se io scrivo community xxx, questo tag non esiste da nessuna parte, non lo trovo. Però se scrivo community o scrivo astro, che sono due tag esistenti,
i post ci sono tutti e community ci sono tutti. Aggiungo un nuovo post, vado a cambiare un post esistente e gli dico che adesso esiste anche il tag XXX e salvo. Piccola build, qui c'è un log del 404, ha fatto un reload di questo file, quindi ha trovato che c'è una modifica. Adesso io mi aspetto che la pagina tags con XXX sia stata creata, infatti è qua, perché adesso il tag c'è, lui deve ricompilare e quindi dice qui devo rieseguire la funzione, quindi ti cerco di nuovo i post, mappo l'array dei post a un array con tutti i singoli array di ogni post che sono i tag, appiattisco l'array e faccio un array unico, però i valori sono duplicati, quindi li mettiamo in un set in modo che i duplicati li togliamo, andiamo a estrarre i valori e li mettiamo dentro un array, e per ognuno di questi valori che è una stringa col tag generiamo la root che imposta il tag come parametro e tutti i post come proprietà. Per ogni pagina teniamo su il tag e i post, calcoliamo dai post, che poi in realtà questo viene caricato una volta sola, quindi viene prodotto questo static path passando delle caricando i post. No, è meglio effettivamente non fare qui il filtro, perché altrimenti ogni volta che io vado a gestire una root dovrei caricare i post filtrati, mentre io li ho caricati una volta sola, li passo ad ogni root assieme al tag, quando la root viene elaborata si trova una copia di questi post e va a filtrarli per i tag che includono il tag corrente, e a questo punto produce la pagina che per ogni post fa un blog entry, quindi tutto regolare, tutto un po' intricato. Se dovessi ricordarmi in un secondo momento avrei un po' di difficoltà, però è potente questo static path. Praticamente la sua funzione è quella di dire: ti restituisco tutte le pagine che devi generare, dove ti do in params il valore dell'elemento che va impostato come nome della pagina e passato dentro come parametro, e in props invece ti passo dei dati che ti servono per produrre la pagina. Quindi questo insieme di root può essere calcolato tirandoli fuori dai file, come in questo caso. Quindi il send to each page as props, ok, post map, non ho capito, forse fa un'altra miglioria. Esatto, cioè io potrei filtrarli a prescindere. Allora vedi che c'ho ragione. Allora andava bene, cioè qui è inutile che li metto sempre tutti. Potrei dire che questo filtered lo vado a fare. Quindi facciamo che qui, allora, mi tengo questa roba qui. Qui inizio con del codice e faccio la return di questo oggetto. Questo oggetto che ha una proprietà params impostata così, è una proprietà props che prende tutti i props, e questa è la return. Quando si fa la return si può togliere le graffe, e lui capiva che la graffa. Qui dentro io potrei dire: i post li ho già recuperati tutti, faccio il mio filtro, cioè per ogni tag map, per ogni root prendo il tag, filtro per, quindi per t che è il mio tag, trovo i suoi filtered post e gli passo come proprietà i post da mostrare. Poi qui prendo i post tutti e li visualizzo, perché già mi vengono passati quelli già filtrati, quindi è la stessa cosa, però penso sia meglio, nel senso che post is not defined, sì, perché qui si chiamano all post. Invece che generare nel root dove cambio come parametro il tag e gli passo tutti i post e lui filtra, per ogni prendo tutti i post e poi dico: c'è il tag questo e questi sono i tuoi post, tag questo e questi sono i tuoi post. Alla fine nel template mi basta tirare fuori i post e stamparli, perché mi sono stati già filtrati nella funzione che mi dice che tag usare, determinandoli dai post e quali
per ogni tag sono i post da usare come parametro per produrre la pagina. L'effetto è lo stesso, mi viene da dire, infatti diventa così, se metto community stessa cosa, però un conto è nroot dove passo tutti i post e qui li filtro, un conto è nella root da tutti i post passargli quelli giusti e qui farli vedere tutti. Dipende un po' da come uno lo vuole, preferisco questo approccio che ha più senso. Cioè ti dico, questo è un layout da replicare per ogni tag, ti passo il tag che ho determinato e ti passo i post che devi mostrare. Cioè se non metterei il filtro qua dentro, perché vuol dire che qualunque cosa gli passi deve venire da un filtro, invece i dati glieli voglio dare già pronti, a parte che qui scrivo meno perché non devo aggiungere il filtro, ma lo vedo più logicamente, quindi sono tutte cose che mi sarei un po' aspettato di fare. Decisamente meglio la tua versione, che c'è, che poi la sua, nel senso che in questo modo sì, cioè è un'ottimizzazione, però me la proponeva lui. Diciamo che io mi ero posto il dubbio, ho detto ma scusa, non si dovrebbe fare così, però non ero sicuro, però mi ero spoilerato, la cosa. Quindi una funzione che restituisce un array di page root, si chiama getStaticPaths. Il processo di creare multiple page root da un file in nastro è dynamic routing, mi viene da dire, cioè, perché è un po' come dire, è una macchina che produce tante pagine fisse partendo da un dato che è dinamico, che gli dice quali vanno create, quindi alla fine otteniamo un dinamismo che produce pagine fisse da una cosa che però se aggiorniamo cambia valore, quindi cambia anche le pagine che vengono generate. Quindi è un po' come dire, vado in un file, metto un prodotto, a un certo punto mi trovo la pagina del prodotto già generata ma statica, cambio una proprietà, mi cambia la proprietà del prodotto. Cioè questa cosa qui è su un blog post, ma potrebbero essere prodotti, categorie, potrebbe essere un qualcosa, cioè quei file markdown potrebbero essere un contenitore con ad esempio una scheda prodotto che viene formattata, tra l'altro prendendo i dati dal front matter, quindi il markdown potrebbe diventare anche una sorta di scheda dove dentro metto solo dei valori e magari nel corpo metto solo una descrizione. Il resto, codice, titolo, potrebbe arrivare tutto dal file. Se è un mio cliente gli insegno a usare un pannello, magari fa fatica, se gli insegno un pochino a fare che fa il markdown, dico guarda, fai copia e incolla e nell'intestazione dove c'è title scrivi il nome del prodotto, dove c'è description metti la descrizione, dove c'è immagine metti l'immagine e lo salvi, e so che lui fa il resto. A quel punto aggiungo una scheda prodotto, ho già il sito aggiornato con eventualmente un indice. Se li voglio catalogare per tag, l'esempio dei tag serve per dirti che dentro puoi mettere valori che poi leggendoli ti servono per filtrarli, ma anche costruire delle pagine statiche con quei post filtrati, elencati, quindi ti fa generare già in locale tutte le pagine di cui hai bisogno. Valore che definisce il nome di una page root, un valore che definisce the name of a page root generata dinamicamente, params. Comunque lo metto nei params, nelle prop ci vanno i dati, ok, posso generare pagine, posso passare le proprietà, build the tag index page, non l'ho già fatta questa cosa, l'indice dei tag, qui, cioè noi abbiamo preso tutti i tag, faccio, secondo me poi adesso non sto neanche a farla, ma ho imparato come acquisire i tag per passarli a questa funzione che serve a pilotarla per dirgli quante pagine fare per ogni tag. Acquisire i tag per fare un elenco dei tag direi che è una cosa abbastanza easy da fare, perché mi prendo le ultime parole famose, però come qui ho fatto il blog posso fare una pages che si chiama tags astro, quindi praticamente è come quella del blog,
potrei importare il base layout, anzi aspetta, prima il front matter, importiamo il base layout che ci serve, importo il mio base layout, il titolo della pagina sarà tags, qui non ci metto l'intestazione, ma quindi devo recuperare tutti i tag, dovrei usare il codice che ho scritto qui, faccio copia e incolla, ma a quel punto potrei crearmi delle funzioni, ma non sono sicuro di come si fa, quindi al momento faccio così. Quindi prendo tutti i post da dalla cartella corrente in giù, trovo gli array, li appiattisco, trovo quelli univoci, quindi alla fine diciamo che trovo, vabbè, gli unique tags, va bene. Da ogni tag mappo, allora fammi vedere, il singolo tag, vado a creare un list item mettendo qui dentro un link dove qui metto come contenuto tag, che è una stringa, e qui metto come percorso href dunque fammi vedere pages, però c'è questo sotto cartella text che potrebbe darmi fastidio, spero di no, vado a mettere qui com'è che si chiamava qua il percorso, tags community, quindi tags, allora facciamo tags più, li concateno oppure uso l'interpolazione, dipende da tags, scusa, slash e il tag in teoria. Bisogna vedere se gli dà fastidio questo tags. Boh, fatto. Cioè, grazie per aver acquistato, fatto. Okay, montare il treppiedi, fatto, guarda, fatto. Cioè, la stessa tecnica per cui li ho recuperati per produrre quell'elenco di pagine statiche da fare con dentro tutti i blog e post che appartenevano a quel tag, lo replico, però ci faccio un elenco di link e quando clicco qui tags blogging vado a vedere blogging, post tag with blogging, se vado in learning public vedo quelle lì, se vado in setbacks vedo le sue, sto navigando tra pagine statiche che sono già pronte, perché a fronte di quei post tutto questo codice venendo eseguito crea tutte queste pagine statiche già pronte in maniera dinamica, però aggiungo un nuovo blog post con un nuovo tag, lo vedo qui, clicco, lo vedo la pagina indice, cioè viene generato tutto quello che ne consegue, quindi very powerful, very... Quindi dice crea un array di tag e qua replica il codice, sì, questo è il codice, come dire, condensato, lo uso perché è più bello effettivamente, perché faccio con una riga sola. Const tags, cioè lui prende praticamente tutti questi, no scusa, questo va sotto, prende tutti i post, map e tira fuori tags, che è questa parte qui, poi appiattisce l'array, lo passa a un set che è la parte esterna, lo srotola per mettere tutti i valori dentro un array finale e a questo punto è a posto. Tengo questo che è più sintetico, però lo chiamo all tags e l'effetto comunque sempre direi lo stesso, un po' più leggibile perché ha messo tutti in uno, io volevo scomporre per capire bene cosa facessero le varie parti, quindi questo map crea un array a partire dai post, quindi crea un array di elementi dove ogni elemento è un array di tag. Se lo appiattisco faccio un array con i valori appiattiti, quindi ottengo tutti i tag ma con i duplicati, li passo al set che elimina i duplicati, srotolo i valori, li metto in un array e alla fine sono a posto, riesco a ciclarli, a produrre per ciascuno,
anche qui uno potrebbe fare il componente col tag, potrebbe, dipende da quanto è complicato, però direi che alla fine sì, cioè, il concetto è questo qui. Vabbè, gli stili non mi interessano, code check-in, mettiamo sul codice, aggiunge la pagina navigazione, ah ok, perché c'è sempre il navigation qui, ci manca la parte di tags, che anche qui magari c'è modo di fare automaticamente quest'indice, ma non ne vale forse la pena dinamizzare troppo, perché poi, quindi tags, blog, tags, learning public, blog, leggi first blog, blog, leggi second blog post, vai sul tag, setbacks, quinto post, cioè si naviga, c'è tutto proprio, ha prodotto tutto, ha generato tutto dinamicamente come file già pronti, già statici, già pronti. Quindi probabilmente se gli vado a chiedere un build, gli dico termina il processo, npm run build, che fa poi astro build, produce i file che sono quelli deploy di produzione, cioè adesso stiamo vedendo dei file generati che usa per debug, con questo abbiamo i file in produzione, quindi qui mi fa vedere tutti i file che ha prodotto, cioè se andiamo sotto dist vediamo tags, vediamo index che è la pagina con la mappatura con tutti i tag, astro, blogging e quello con l'indice. Per ogni tag lui ha creato una cartella dove dentro mette un index HTML e dentro c'è l'elenco dei post per quel valore. Quindi praticamente sito dinamico generato staticamente. Quindi un set di file che se li mettiamo su un server sono tutti HTML, cioè non c'è niente di più, niente di meno. Ha già prodotto quello che è il risultato finale e quindi è super velocissimo tra l'altro. Per cui... Very interesting. Sarei quasi tentato di vedere challenge include nel layout. Ah, beh, vabbè, adesso. Ok, ci manca il pezzo dei tag con link ai tag dentro il blog. Cioè, ogni blog è sui tags, lui dice. Hai il tuo template, hai il tuo layouts, markdown, qui sotto metti i tags, vediamo, l'ho copiato, volevo copiare questo qui, cioè prendi i tag dal front matter, perché ce li hai, quindi front matter da Astro Props. Qui verrebbe fuori front matter tags, mappa ogni tag e crea un paragrafo, io li metterei anche uno di fianco all'altro, ma va bene così, mettici, va bene, con dentro il percorso tags col tag, in modo da avere, cioè non vado in un blog post e gli do, cioè l'ho stoppato, quindi ok, devo fare run dev, se no non funziona più, vado a vedere run dev, diamo un refresh, gli dovrei trovare l'elenco dei suoi tag, quando li leggo, sì, cioè scritti così, come dire, mettiamo dei link fatti così con, che ne so, uno spazio vuoto forzato, qualcosa del, non gli è piaciuto per niente, anche perché siamo nel codice, ha preso il punto e virgola come un qualcosa di assolutamente, però così li metto tutti attaccati, fa un po' schifo, quindi dovrei stilizzare un po' quello mettendoci un po' di margine. Style margin right, a parte che è un elemento online, quindi
mettimi una cosa così, ci sta, vabbè, sono già distanziati, va bene. Questo ovviamente punta alla pagina dei tag, se clicco qui vedo tutti i post con quel tag, incluso il quinto. Se uso questo è sempre il quinto, se metto astro vedo anche il secondo, vado sul secondo e trovo i suoi tag, se metto blogging vedo oltre al secondo anche l'ennesimo, c'è l'ennesimo, astro, blogging, e quindi ho ulteriormente ampliato la navigazione mettendo l'elenco dei tag nella pagina, ma anche l'elenco dei tag per ogni post cliccabile per andare sui post con quel link e via andare. Code check-in, ok, codice finale, quindi match each file path with the second file path that will create a page at the same route. Match ogni file, ogni percorso di file con un secondo percorso di file che crea una page nello stesso route. Source pages category, source pages category index astro, mi viene da dire. Ah, ok, cioè dice se file index in realtà è l'equivalente di fare un sottocartella con la stessa pages post astro, quindi post index astro, ok. Pages shoes index astro, pages shoes, no, non è questa, ma è questa, quella corretta. Posso usare page folder routing feature, ok, posso fare anche questo. Creare un feed RSS, vabbè, ok, adesso, ma quanto manca alla fine di, ah, l'ultimo step, creare un feed, ok, c'è da installare un package, ma il punto 6 quale sarebbe? Ah, le Astro Island, che è una cosa un po' più complessa e, ok, diventa già un po' più complicata, come dire. Quindi qui dovrei installarmi un nuovo package. Ok, dai, proviamo a farlo, poi direi che possiamo. NPM install è un plugin, quindi beh, l'RSS non è una cosa scontata, se uno faccio un blog è carino perché è statico ma è anche dinamico, cioè è fisso ma viene prodotto ogni volta che noi mettiamo. Ok, npm run dev, quindi torniamo a lanciare il sito così possiamo provare le cose in diretta. Io spero che fondamentalmente ci sia un API che dandogli blog post e dicendogli cosa metterci tiri fuori il titolo e faccia tutto da solo, però non voglio essere così pigro. Ma create un XML feed document, dentro pages creiamo un file RSS XML JS. Interessante questa cosa, cioè come pagina c'è un file XML che finisce però per JavaScript, che probabilmente suggerisce a lui che il nome del file senza l'estensione sarà quello finale, ma dentro c'è dello script da eseguire che è quello che va a produrre poi il file omonimo senza l'estensione JS, mi viene da dire. Quindi dentro ci mettiamo, c'è l'importazione delle cose da questo package, ci sarà il front matter, ah no, questo è proprio JS, quindi non è una pagina astro ma è una pagina JavaScript, è un qualcosa in JavaScript che produce il contenuto da mettere, quindi non ha il front matter ma ha una questa funzione get, mi viene da dire, che restituisce ciò che vogliamo vedere all'interno della pagina. Quindi lui dice restituisco l'RSS di title await page glob to RSS item. Ah, cioè gli do proprio il pattern con cui cercare i file, quindi lui va dentro ed estrarrà un po' di proprietà che sa lui, tipo title, description del post, c'è anche una parte di custom data, ok, e run build, run preview, quindi non riesco a leggerlo dinamicamente, devo per forza fare una build.
per curiosità, cioè, quindi lui non lo considera questo in automatico, sa di no. Vabbè, adesso non è neanche forse in esecuzione. Sì, che è in esecuzione. No, che lo produce, quindi ce l'abbiamo, in realtà ce l'abbiamo già. Quindi ha preso tutte le i blog post e ha prodotto in automatico tirando fuori link, cioè quelle proprietà che sa che servono per costruire un feed RSS. Quindi dal frontmatter, senza dirgli nulla di specifico, si è andato a prendere title, description, pop date, autore, quindi ci sarà anche il mio con autore Marco, infatti è qua, l'ennesimo post. Qui si è questo percorso, non so dove l'ha recuperato, probabilmente qua. Ah, ok. Quindi qui io potrei dire www.compila, quindi va, cioè questo è il site di default, quindi in questo caso, vabbè, non mi fa refresh automatico perché non è una pagina web, però è interessante, cioè gli posso dare l'indirizzo di base e poi lui costruisce praticamente il resto. Interesting. Prendendosi in automatico i dati dai post, in questo caso perché la funzione le prende dai post. Se gli faccio fare una build, probabilmente quello che ottengo è che nella cartellina qui di build, che di dist che vedevamo prima, ci finirà anche il file rss.xml. Quindi, cioè, una volta testato e dico sì, che bello, npm run build, aggiorno i file statici che non dovrebbero essere cambiati perché non ho aggiunto fondamentalmente né toccato niente, ma con questo plugin e con quello script la cosa in più che dovrebbe produrre è static entry points, si macina tutto, se dice complete, eccolo qua, ha messo il file XML fisso, tutto compattato, quindi ok, non voglio installare dei plugin, non mi interessa, però ha prodotto il file dell'RSS da distribuire come tutti gli altri file. Quindi ogni volta che aggiungeremo un blog post con dei tag, c'è un tag nuovo, compare l'indice, compare la mappatura, compare la pagina di dettaglio, aggiorna l'RSS, cioè fa tutta questa, il processo di build produce tutto quello che è correlato alla cosa che abbiamo aggiunto. Nel momento in cui i file statici li pubblica sul server e abbiamo il blog aggiornato. Quindi carichiamo un file che è il blog post, quando facciamo commit e poi push, sulla push, sul server parte la build che poi va a caricare i file sul server remoto e abbiamo pubblicato il post. Quindi con i file già pronti, come dovrebbero essere, come dovrebbero essere scaricati, quindi molto veloci, ultra veloci e super performanti, come se fossero già stati prodotti in questo modo. Where are we now? Where are we going? Aggiungere un framework, questa mi sa una cosa già un po' più complessa, però sarebbe interessante sperimentarla. Adesso vedremo un pochino qual è il se per caso ci sono altre cose da sperimentare, magari da aggiungere al resto, magari in un documento. Ok, direi che per stasera secondo me ne abbiamo, come si dice, avuto abbastanza. Okay, molto interessante. Adesso mi sposto qui e no, come dire, funziona veramente bene, non c'è che dire, perché comunque anche quando c'è un errore segnala il punto, e quindi un errore in JavaScript, quindi giustamente mi fa vedere anche l'errore in dettaglio, e a quel punto vado ad analizzare dov'è il problema e lo sistemo e riproduco le pagine. Quindi finché non riesce a generare il suo prodotto, non riesce a fare, come dire, il risultato da pubblicare poi sul server e vederlo con qualunque, a questo punto su qualunque server, perché sono file statici, cioè sono file quindi che sono leggibili, un hosting Aruba dei più scarsi e lo può tranquillamente, a parte che dice il supporto sp.net, quindi però non sono file generati sul server, sono file da pubblicare, basta un FTP, li si prende, li si spara su e sono già perfetti. Quindi adesso, facendo questo tutorial, è chiaro che lo può fare chiunque, quindi
si vuole approfondire le caratteristiche, in questo modo direi che seguendo questo tutorial è abbastanza guidato, perché fa vedere i pezzi di codice, le differenze, spiega, c'è il test finale, passaggio allo step successivo, è molto guidato, molto fatto bene. E ammetto che questo è interessante, molto interessante, più che altro rispetto a, ad esempio a Ugo, cioè qui creare un layout è questione di poco sforzo, perché comunque ho l'HTML, lo butto giù. Altri framework simili dove ci sono dei temi, c'è una struttura di cartelle, cioè qui le cartelle diciamo che sono a nostro uso e consumo per tenere separata la roba, però servono a creare poi l'alberatura del sito grosso modo. Invece in altri framework hanno un significato speciale, magari ci sono dei file che hanno un ruolo tipo pezzettini, template, alcuni vengono incorporati, altri vengono caricati in altro modo, cioè ci sono delle piccole varianti dove per poter fare qualcosa bisogna imparare proprio tutta la, come dire, il ruolo di ogni cartella, di ogni file, di un API che può contenere. Mi viene in mente Ugo, che è abbastanza, comunque non è complesso da un certo punto di vista, perché se si prende il template e voglio fare una, dare una martellata, ma se dicessi parto da zero, integro un template mio e creo io i file da zero, in questo caso ci riuscirei. Nel caso di Ugo dovrei partire dal template minimale che trovo, trovarci delle proprietà in un certo senso già preimpostate per capire un po' la direzione, e poi iniziare a martellare finché non è come lo voglio io. Quindi insomma, non è così easy, è ready to go, come suol dire, cioè c'è un po' di... Questo invece mi ricorda molto i linguaggi lato server, che hanno più o meno la stessa sintassi, è simile JavaScript, nel senso che il codice poi nel front matter è JavaScript, è dentro è quasi JavaScript, quindi è abbastanza facile da intuire, con l'unica differenza che viene eseguita sul client, quindi è codice per produrre la pagina da pubblicare e non da eseguire sul server con Node e altre cose, quindi non c'è il problema della sicurezza, non ci sono... come dire, altre problematiche di questo tipo. È molto, come dire, comodo da questo punto di vista utilizzarlo per produrre un sito statico, non così statico, ma anche un sito dinamico. È chiaro che se devo registrare degli utenti, fare dei log, cioè mi serve il supporto lato server, allora, o devo fare molto scripting, allora uso Angular, uso una web application. La web application ha i suoi framework, Angular, React, Vue e quelli che sono. In questo caso, per un sito che è statico, ma a cui a volte voglio aggiungere delle schede, delle pagine, delle live, tipo il mio sito, la mia home page, tra l'altro c'ho il comando per dirne una, è fatta con Ugo, ha alcune pagine, la pagina delle live, io ogni tanto aggiungo qualcosa, chiaramente, però aggiungo i file markdown delle nuove live che ho fatto, lui produce il contenuto ed è già a posto, però come dire, non ho bisogno di un database, ecco, per questa cosa, perché non ho delle cose dinamicamente da trovare, mi interessa il database, lo metto solo perché la pagina che creo è una pagina che vale per una di quelle cose e dal database ne prende n, e quindi dinamicamente lato server produce 10 pagine, ma produrle già sul client e pubblicarle già pronte per me non è un problema in quel caso. Quindi il database mi serve proprio solo quella necessità, ma le posso anche realizzare staticamente. L'importante è che non debba copiare e incollare delle cose inutili, ma solo la parte centrale. Se voglio cambiare il tema esterno, voglio cambiare altre cose, vado su, in questo caso sulla pagina del layout, cambio lì e tutte le pagine vengono rigenerate con una nuova forma. Quindi da questo punto di vista è perfetto, cioè è molto molto usabile da questo punto di vista. Ok, direi che siamo sfogati abbastanza sul codice, questo è inutile dire, non so in quanti siamo, se volessi fare un ride, ma siccome l'ho tenuta molto lunga vuol dire che siamo arrivati lunghi, e quindi vuol dire che diavolo, ho lanciato una cosa che non capisco cos'è. Ok, quindi vado qui, perché vado sempre sulla mia pagina che non devo vedere me stesso, come se c'era qualcuno che stava in un certo senso
sviluppando, ma ovviamente soprattutto a quest'ora immagino che sarò solo come un cane. Davvero interessante. Sì, mi vedo, ci sono solo io, solo sul letto, però c'è, oh, c'è Senior Dev working on flipped my schedule, c'è un po' di sviluppatori, ce ne sono, però in inglese, quindi potrei anche solo fare un ride per vedere come dicono, come si dice in inglese, compila, quindi va, qualcosa del genere, ma vabbè, tanto qui, beh, qui ci sono 55 spettatori, no, faccio una figura troppo meschina, quindi è troppo smaccato, niente da fare, questo no. Non vado da dove ce ne sono 50 a fare un più due perché mi vergogno troppo, quindi no, quello non è. Non ci può stare, non ci può stare, no, no bueno, no bueno. Quindi, detto questo, ok, quindi di nuovo fai un ride a caso. Un ride a caso, si può fare random, come dire. Esatto, dillo, dai che venerdì, che domattina devo andare a portare un test da fare a dei giovincelli, un test di verifica con Node e MongoDB, quindi vediamo se saranno in grado di produrre, come dire, di fare l'esercizio. C'è una traccia abbastanza semplice, però vedremo, quindi una web API, quindi anch'io mi devo alzare non così presto, ma un pochino presto, quindi tempesta perfetta. Comunque Vision ha un sacco di spunti per i ride, e tra l'altro l'ultimo giorno prima delle ferie, ecco, quindi vediamo di non abilitarlo. Tempesta perfetta, gioca a scacchi, sai che non sono proprio in grado di giocare a scacchi, ma manco per niente, però via, andiamo a dargli un'occhiata, così giustamente ci sta, così conosciamo qualcuno di nuovo. Lara Croft avevamo già incrociata, che giocava Harry Potter, quindi allora, di nuovo, a proposito di ferie, io direi che per un po' non farò live, perché non vado più in ferie, però mi riposo anch'io, e quindi però sono sempre sto studiando un po' di cosine nuove, quindi sono sempre in preparazione di contenuti, ma siccome adesso siamo un po' tutti, stasera ce l'avevamo anche in abbastanza, mi sembra, ho dato un'occhiata prima, per cui gente che passa, un follow, quindi tutto sommato, però vabbè, tutti in vacanza, e quindi comunque anch'io mi prendo un attimo sul canale, e poi inizio a pensare a cosa portare un po' quest'autunno, e quindi a fare un po' di programma, quindi si gioca, ma io poi quelli che giocano, va bene, di gaming ci stanno, anche perché ne seguo diversi, mi fa, più che fare un riposo vado proprio in shutdown, ci vuole, bisogna staccare. Io al mare mi sono portato il PC proprio per non aprirlo, quindi sono felice di questo. Per cui, quindi di nuovo, grazie presenti per stasera, vi lascio sempre ovviamente il canale, il Telegram, il mio sito, che c'è il calendario, eccetera eccetera, così la prossima live, ma direi che faremo poi verso fine mese, cavallo di inizio settembre, fine agosto, quindi riprenderemo più o meno quando rientriamo dalle vacanze. Intanto mi inizio a preparare qualcosina, mi devo studiare un po' di cose nuove, così me le preparo, e dopo andremo in, vedremo un po' cosa ci riserva l'autunno, però ne facciamo altri, continuiamo, quindi teniamo duro e continuiamo a fare queste live, che alla fine per me, cioè, sono molto, cioè, a parte il fatto di chiacchierare anche un po' con chi c'è, quindi è bello anche per questo, però ne approfitto perché di volta in volta mi trovo sempre qualcosa di nuovo da studiare, e quindi anche solo per sentito dire, ecco, dovessi fare un qualcosa, so che ad esempio Astro è uno strumento che potrei usare tranquillamente, che ha le sue furbizie, quindi ci sta chiaramente vedere un po' di cose nuove, quindi di nuovo, quindi chi va in ferie, buone vacanze, grazie della presenza, rimanete per il ride, grazie a tutti, e ci vediamo alla prima occasione utile. Ciao a tutti di nuovo, e alla prossima.